Eccoci qua. Siamo nella tier list dedicata, fatta dal buon codice a barre. Eccolo qua. Questa è la tier list di Trollpic. Spero si veda bene. Più zoomata così... No, non ha senso. Così sembra zoomata perfettamente. Allora, è tempo di spiegare un po' la tier list. Vi spiego la tier list. Prima di tutto, in base a cosa è questa tier list? Alla bellezza? Al divertimento? No, la tier list di oggi sui Trollpic si basa su quanto sono effettivamente forti e viabili, ok? Quindi può essere il Trollpic più divertente del mondo, per esempio la bella bot GP Trinda, ma non possono finire nel tier più alto, quindi va in base a quanto sono viabili e quanto sono forti questi Trollpic, ok? Non in base al divertimento, come invece era quella precedente dei campioni di LoL. Fai pure la clip, Anne. Come possiamo vedere partiamo dal meme, che è il tier più basso, che vuol dire proprio, ok, li giochi, ma per pietà, ok? Poi abbiamo tier D, che è insufficiente, tier C è il solito sei politico, B è più che positivo, A è molto molto buono, praticamente ottimo, e poi abbiamo come tier più alto i G2 me lo rubano. Perché il tier più alto di tutti, e noi sappiamo che i miei Trollpic più viabili, arriva Wunder e dice, aspetta che lo gioco in top, e lo gioca, quindi ecco voi, questa è la tier list. Grazie Shy dei 2 mesi, bentornato, puoi usare Yumi in jungle? Ovviamente no, grazie mille del resub, però bello. Ovviamente non andrò a metterci per forza quelli che abbiamo preso, Soraka top... Gianna top, cioè, ovviamente è modo di dire, è il TRS, capito? Però essendo che Wunder attinge spesso a fieri cancat, insomma, abbiamo capito a me come funziona. Il Jarvan è già dei G2. Il Jarvan l'hanno giocato i Fanatic. Il Jarvan AP, se non ricordo male, l'ha giocato io. Ho il vuoto. Mi sa che avevano swappato. Non era il Yizhang, l'aveva giocato Bwipo, se non sbaglio. In bot con qualcun altro. Non mi ricordo, perché era quella partita... tipo una partita meme. E quindi ha tipo... L'ha giocato in bot Bwipo, ma non ne sono sicuro. Mi pare avesse fatto uno swap, una cosa strana. Vabbè. Bronze James, grazie mille dei 13 mesi. Bentornato nella Phoenix Army. Bentornato, Bronze James. Da quanto tempo? Allora, possiamo iniziare. Mettiamo un po' di musica, vai, tanto è no copyright questa. Vabbè, tolgo le cuffie però che, insomma, non ho voglia, mi pesa la testa. Grazie Mini Pico del Prime, benvenuto Mini Pico, benvenuto. No, non riprenderò a scalare sul main. Allora, iniziamo con un bel Alistar full AP. Signore e signori, l'Alistar full AP, dove lo possiamo cacciare? Molto forte l'Alistar full AP, molto forte, ma non fortissimo, perché ha una combo che permette di one-shottare praticamente chiunque, ma ha solo quella, quando ingaggia, se non fa la kill, poi diventa carne da macello, la ulti lo aiuta tanto, però se tanto non hai escape, puoi essere anche tankoso che ti ammazzano lo stesso. I cooldown sono altissimi, anche se è stato buffato, gli hanno tolto 2 secondi di cooldown dalla Q. Forte, ma ha delle pecche, fa molta fatica a farmare in lane, contro i ranged fa fatica in generale, finché non c'ha Ludens, non ha wave clear, quindi lo metto in B. È sicuramente più che sufficiente, però non merita di stare più in alto, non è così forte. Amumu del fastidio, Amumu, è sempre lui... La Momo del fastidio, signore e signori. I G2 me la rubano? La Momo del fastidio è veramente forte. Sono indeciso se metterli in A o in G2 me lo rubano. Per gli amici TRS, se proprio vogliamo mettere... mi sa che... La Momo del fastidio, ragazzi, sarà... I G2 me lo rubano. Veramente forte. Quasi imbattuto in top lane, possiamo dire. Poi è molto versatile, c'è la versione col Conqueror, c'è la versione con il Glacial, ci sono tante versioni anche della Mumu, c'è anche la Mumu quello con lo Spellbook per essere
per essere duttile, versatile. Quindi dai, direi che il primo IG2 lo rubano è la Mumu del fastidio. Mentre la Mumu full AP, ragazzi, c'ha un po' i problemi di Alistar, però è leggermente più forte. Mi sa che comunque lo metterò insieme a Alistar. Ha gli stessi problemi, quando ingaggia non va più indietro, fa fatica a farmare in lane, soffre ranged, non riesce a grabbare il nemico se ci sono i minion, quindi lo ficchiamo in B. Lo ficchiamo in B, direi che se lo merita. Cos'è la Mumu fastidio? No, questa domanda è illegale, mi dispiace, è illegale fare questa domanda. Fabio il Game, grazie mille del Prime e benvenuto nella Felix Army, Fabio. Benvenuto. Anivia full AD. Da dove è uscito questo pick non lo so. Forse l'ho giocato una volta chissà quanto tempo fa. Non mi ricordo quando l'ho giocato. Forse era per una scommessa o qualcosa del genere. Sì, mi pare che fosse per una scommessa di quelle del tipo, boh, un sub a kill o cose simili. Forse con Ammon. Ammon mi ricordo faceva un sacco di scommesse simili. Quindi non mi ricordo dove è uscito, però direi che non c'è altro luogo in cui può stare Anivia full AD se non in tier meme. Senza ombra di dubbio. Ashe Lethality è un pick molto particolare perché effettivamente non è uno di quei pick che meriterebbero un'altra categoria, ovvero di quelli che non sono effettivamente troll pick, cioè sono molto viabili. Mentre la Mumu top con quella build lì, chi cazzo giocherebbe? Ashe support sarebbe anche giocata. Ovviamente non full lethality, ecco. Magari se dovessero giocare ad alto livello Ashe support probabilmente l'avranno giocata una volta nella vita. Non la giocherebbero full lethality, però Ashe support full lethality. Indeciso tra A ed S anche in questa, perché è molto forte come support. Il fatto che sia lethality le permette di avere tanto cooldown, cioè permette di avere il cooldown reduction cappato. Poi il mana moon, quindi c'ha mana infinito, spamma doppia vuole infinito. C'ha la ulti che stunna across the map, quindi è molto molto utile per engage, per disengage, per qualsiasi cosa. La E è stra utile da support perché ti permette la revision, io addirittura la maxo per seconda dopo la W, quindi possiamo dire che come support è veramente forte. Ovviamente Ashe Lethality è sottinteso che sia Ashe Lethality support. Vedo che molti votano la A. Va bene, mettiamoli in A, giusto perché effettivamente ha tanti counterplay, è immobile, quindi la mettiamo in A. Meriterebbe quasi essere a livello di Amumu del fastidio, eh. Se ci fosse tipo sotto categorie A+, l'avrei messa in A+, però la mettiamo in A. Se la merita. Bard full AP. Allora, Bard full AP. Bard in generale è un champion molto versatile. Se io mainassi support, probabilmente sarebbe uno dei champion preferiti. Insieme a Blitzcrank, insieme a Rakan. Sono dei support molto belli. Full AP è straforte, però anche lui ha molti, molti difetti. Non ha escape praticamente, c'ha la E che è molto situazionale. La ulti è difficile da settare, la Q, boh, i suoi danni li fa, lo metto in B. Comunque è forte, ecco. Non è tra i miei troll pick preferiti, ma è forte. Bard attack speed non è un meme, ma non ci siamo. Non ci siamo. Bard attack speed è un pick che ha motivo di esistere solo e esclusivamente nel momento in cui sei contro un bot. Ok? C'è un sub. In attesa Matteus! Sergio e Gianni saranno classificati. Ci sono anche loro. Grazie mille, Matteus. Grazie ai 6 mesi. Bentornato. Quindi, no. Non è un meme. Ci sono troll pick molto peggiori, ma Bard attack speed work una volta su 10, purtroppo. Perché poi dove lo giochi? In giungla? Fa fatica a fare la giungla. In top lane? 9 top lane su 10 lo massacrano. In mid lane? Boh, in bot? Cioè,
fa anche fatica. L'unica volta che sono riuscito a giocarlo bene era contro, mi pare, un GP che era letteralmente scarsissimo, ma lasciamo stare. Napoli Crank meriterebbe di finire in meme soltanto perché è un meme. Però ammetto che non è così debole, ma diciamo che quello smite è molto situazionale, può finire, cioè può essere forte, può, scusatemi, può essere sfruttato più che altro in low elo. In generale ti aiuta a prendere i draghi, visto che i jungler in low elo non hanno la minima idea di come usare lo smite. Può funzionare, è divertente, quello è poco ma sicuro. Lo mettiamo in C, diciamo, è il primo 6 politico, la prima sufficienza. Non fa schifo, però non è un pick molto forte. L'oggetto da giungla rallenta tanto la build, se non ti fidi va indietrissimo perché non guadagni soldi, se farmi non guadagni soldi, se non farmi non guadagni soldi. Quindi letteralmente o rubi e fai i soldi, o se non rubi non serve un cazzo, quindi sei politico. Masamune, grazie mille del secondo mese, bentornato caro, bentornato. A contrario del Blitz AP, che il Blitz AP penso che sia una pietra miliare del troll pick in generale, finisce in tier A perché è molto forte, ha degli scaling altissimi, la ulti fa dei danni che non stanno né in cielo né in terra. Ovviamente ha anche lui i suoi difetti, però se riuscite a piazzare bene il grab, 9 volte su 10 one shot, non vi scappa nessuno. Lo buildate con il Ludens, la Lich Bane, quindi letteralmente quando la combo intera sarebbe grabbi, tiri la E, che è potenziata dalla Lich Bane, fa un sacco di danni, poi ulti e il nemico è sparito insieme a tutta la minion wave, quindi merita di stare in A. Molto forte in solo lane, ha lo stesso problema di Alistar e Mumu, ovvero che non ha wave clear se non quando avete la ulti con un cooldown molto basso, altrimenti non riuscite a farmare, sotto torre non farmate, la ulti, quando la passiva della ulti addirittura vi rovina la wave, quindi siete lì che fermate sotto torre, arriva la scarica elettrica, manda metà vita un minion, la torre l'ammazza e voi siete lì che dite ok, cosa ci posso fare qua? Niente. Blitzcrank full AD. Dai. Giusto perché non merita di stare allo stesso livello di Anivia, lo mettiamo insieme a Bard. È un po' come Bard Attack Speed, funziona quella volta su 10. Diciamo che si basa tutto sull'effetto sorpresa, perché nessuno ha un'idea di come funziona il Blitzcrank AD, nessuno si aspetta quei danni. Voi lo giocate in lane maxando la E, ok, fate una build semi-bruiser, lo giocate con la Trinity. Se volete potete fare Mana Moon e Trinity, ok, un po' l'Ezreal, sono tanti danni. Tanto scudo, mana infinito, un po' lenta la build, quello è ovvio, quindi dovete farmare. E con Blitz non è facile giocare in top, ok, mid sarebbe più da full AP anche in bot, mentre in top lane ci sta. Maxate la E così l'avete letteralmente sempre, quando avete la E maxate il cooldown reduction, tirate la E ogni due autoattacchi, autoattacco E, i danni sono tanti, stacca con la Trinity, però... Ripeto, è come Bard, funziona una volta su 10. Grazie, Davide Serafini di 13 mesi, bentornato caro, bentornato. Caitlyn Lethality. Fortissima Caitlyn Lethality. Caitlyn Lethality è veramente forte, versatile, in tanti modi si può giocare. C'era una bella versione che io non ho mai giocato purtroppo, perché preferivo quella col Dark Harvest. Una bella versione con il Predator, quello vecchio, perché aveva il doppio del danno di quello nuovo. E letteralmente tu potevi one-shottare i nemici full vita, quelli squishy, perché usavi il Predator, tiravi la ulti e facevi esplodere un nemico, letteralmente. Un po' la Twisted Fate, no? Quello che avevo fatto io, Twisted Fate, con la carta blu che nuclearizza i nemici. Quella lì è stata nerfata con il nerf del... con il cambio del Predator. Non è proprio un nerf, adesso è diventato un po' diverso. Però per il one shot ovviamente è un nerf, se vogliamo vedere da quel punto di vista. Io l'ho sempre giocata con il Dark Harvest, perché con il Cap de Grace, colpo di grazia, e il Dark Harvest, se tirate la ulti a un nemico che ha meno di metà vita, lo fate esplodere.
è forte giocato in tutti i modi. Se maxate la Q, wave clearate, che è una meraviglia, poccate tantissimo. Se maxate la W, magari in mid lane contro un champion melee, gli fate un campo minato che non riesce neanche a muoversi per la stittare i minion. Forte. Forte, ha i suoi punti di debolezza, però è veramente forte. La giocate con il Presence of Mind, così non ha neanche problemi di mana. E tanti saluti. Grazie mille, Grimonster, dei 2 mesi. Bentornato nella Phoenix Army, Grimonster. Bentornato. Cho'Gath full AP. Cho'Gath full AP. Cho'Gath full AP sarebbe un pick da IG2 me lo rubano, perché fai dei danni che non stanno né in cielo né in terra. Proprio fa dei danni, penso sia uno dei troll pick in assoluto con i danni più alti, se non quello con i danni più alti. Forse dopo a Twisted Fate con la carta blu siamo lì, eh. Oddio, forse ci ho gatto un po' meglio. Però finisce in A. È immobile, tutta la sua combo, il suo potenziale si basa sull'ittare la Q, e ittare la Q non è facile contro dei champion che sanno muoversi, soprattutto contro dei champion che hanno alta moving speed o dei dash o degli escape in generale. Fa fatica, ecco. Ormai non è più nemmeno un troll. Sì, però se dobbiamo valutarlo come tale, penso che abbia l'unica debolezza, che non è una piccola debolezza, oltre al fatto di essere un champion immobile, è il fatto che se non itti la Q, devi aspettare. Punto. Cioè, itti la Q, puoi one-shottare, non itti la Q, aspetti. E non c'è nulla che tu possa fare, non puoi ammazzare un champ nemico senza aver ittato la Q. Quindi, lo giochi col Glacial. Allora non è più un troll pick, perché effettivamente è la build che si fa su Cho'Gath. Ovvero quella col Glacial. Eccolo qua. Glacial e oggetti che slowano. Così si gioca a Cho'Gath. E a quel punto lì non è più un troll pick. Perché ovviamente giocato col Glacial, Twin Shadows e la GLP, immobilizza i nemici con lo slow e poi ti la Q. Ma a quel punto lì non è più... non one shotta più come prima. E non è più... avete capito. Il ninja austriaco, grazie al Prime e benvenuto nella Phoenix Army. Benvenuto, caro. Ok. Corki full AP. Corki full AP. Sei politico. Molto situazionale. Io l'ho giocato support, ma full AD è più forte da tutti i punti di vista, degli ottimi scaling AD anche per la ulti, la passiva scala tantissimo con la D, fate dei danni allucinanti, magici con gli attacchi base, quindi non avete motivo di giocarlo full AP se non in certe occasioni in cui io lo gioco sapper così, insomma. L'ho giocato, è carino, è divertente poccare a spam con la ulti, che ci avete di continuo, quindi è solo un fastidio generale, un lanciarazzi automatico. Lo mettiamo con il Napoli, che anche può funzionare come può non funzionare, ecco. Grazie Ropsy, grazie il Prime, benvenuto nella Phoenix Army. Sono felice, Ropsy. Grazie anche a Buddy dei Beats, caro. Grazie mille. Darius full crit. Allora, il Darius full crit. Grazie Lobbic, grazie degli 8 mesi, bentornato nella Phoenix Army. No, Anna, li leggo, perché? No, li sto ringraziando tutti, Anna. Grazie mille, Lobbic. Darius full crit. Allora, Darius full crit, come lo gioco io comunque, che poi full crit, in genere quando ribatte al terzo item, il game è finito. Mi sto prendendo le cuffie. No, era per sentire se parlava il text to speech, che non voglio partire... cioè, non voglio parlare sopra al bot, che se no non si capisce un cazzo. Darius full crit finisce in A. È veramente forte. Ha il 40% di cooldown reduction, perché come lo gioco io? Io lo gioco Trinity, Essence River, quindi con i due oggetti arrivi ad avere il 40% di cooldown reduction, tantissimo AD... crit chance, tutti gli effetti da Trinity che è fortissima, cooldown reduction, tutto, hai letteralmente il mondo, e poi l'Infinity, fa dei danni allucinanti,
non lo metto in G2, me lo rubano, perché non penso che ruberebbero un pick del genere. Molto forte, però ovviamente arriva il late game per tutti, se ci arrivi, e se arrivi il late game sei pressoché inutile, possiamo dire. Insomma, piazziamoli na e buonanotte. Deros Attack Speed invece... Sì. Una volta, quando... Voi dovete sapere, ragazzi, per chi non lo sa, che il mio primissimo video su questo sul canale Fieric, quando diciamo è iniziata la mia scalata YouTube con la scalata del bronzo trollando più di 5 anni fa ormai, giugno 2015, fu il mio primo troll pick Deros Attack Speed. Ed era più forte adesso per un semplice motivo, ovvero la Q non si caricava. Era istantanea, tu pigiavi la Q, boom, faceva la trottola istantanea, come la Q di Hecarim, però con l'ascia gigantesca. Quindi, perché era molto più forte? Perché se tu giochi Deros Attack Speed, un champion con il massimo dell'attack speed, tu ovviamente vinci di autoattacchi, perché smitragli tantissimi autoattacchi al secondo. Se tu perdi quasi un secondo intero a tirare la Q, hai perso almeno due autoattacchi. Mentre prima non ne perdevi nessuno perché era un reset dell'autoattacco. Autoattacco con autoattacco, adesso fai autoattacco Q, deve caricarla, boom, ti era lasciata, perdete quasi un secondo e quindi due autoattacchi interi, che l'hanno reso molto più debole rispetto a prima, il troll pick in sé, dico. Quindi, Venom, l'ho spiegato all'inizio, se ti interessa sapere il perché. Quindi per questo motivo lo metti in C, altrimenti sarebbe stato in B o addirittura in A, perché fidatevi, cambia tanto quel cambiamento alla Q, che ormai da quant'è che l'hanno cambiato? 5 anni fa? Peccato. Grazie Zampa! Mi hai messo a sistemazione, Yugi è ancora in alto mare, Zampa, non direi assolutamente. Come sei messo veramente a sistemazione, ho fatto un mausoleo perfetto e Zampa, puoi vederlo benissimo su Instagram, Fieric_Yu-Gi-Oh. Fieric_Yu-Gi-Oh, cioè il mio profilo Instagram dedicato a Yu-Gi-Oh. L'ho sistemata bene la vetrina. Deros Poliziotto... Vai, così abbiamo uno per tier. Considero da scritti il più forte, quello lì, perché c'è la Trinity principalmente, altrimenti non sarebbe così forte, però la Trinity fa parte della build di quel Darius, è indubbiamente il più forte. Poi Darius Poliziotto e Darius Attack Speed, per chi non sapesse cos'è il Darius Poliziotto, è il Darius Jungle con il Predator, il Ghost e la Moving Speed. E è particolare perché... Boh, è un Darius velocissimo che arriva a Tiganka con 500 e passa di movement speed, non puoi letteralmente scappare, però insomma ha i suoi difetti, esatto. Diciamo che i champion con dei punti di debolezza così accentuati li mettiamo in B, ok? Tipo Alistar fortissimo one shot, ma ha delle debolezze forti, quindi anche Darius è giusto che stia lì. Quali sono i punti di debolezza di Darius Lethality? Che inizialmente non ha il Conqueror, ok? Che è un must su Darius, cosa che invece il Darius Crit ha. Il Darius Lethality non ha il Conqueror, gioca col Predator, perché deve fare il poliziotto che insegue i cattivi. Quindi quello è un motivo. Secondo motivo è full Lethality, quindi è squishy as fuck. E gli oggetti Lethality non è che stacchino chissà quanto bene su Darius, capito? Cioè sì, con la Q fai un sacco di danni, però... Oltre a fare tanti danni, la ulti fa danno puro, quindi te ne sbatti il cazzo che ci sia la lethality o no. Diciamo che merita di stare in B. Mondo immortale, che è il mondo con l'Elter Regen e tutti gli oggetti che curano, eccetera, eccetera, finisce in C perché alla fine, a livello di build, è molto normale, perché voi lo giocate, lo volete giocare contro gli AP mid lane, quindi già se avete contro Zed Talon o Yasuo è dura, perché Mundo stacca bene, come si dice, ha un'ottima sinergia con la Spirit Visage, e quindi essere contro un AP sarebbe perfetto. Parti di Spirit Visage, ti fai le Redemption, ti fai le scarpe in base a quel che
a quel che ti serve la necessità, e poi ti fai, come cazzo si chiama, la Warmog. È una build molto normale, poi vai di armor ovviamente, quindi alla fine dei conti sembra una build normalissima di mondo, però voi lo giocate in mid lane contro gli AP per far sì che loro vi attacchino, ma tanto voi non subite danni perché tra la E che ti riempi di magic resist, tra tutta l'altra regen che avete, perché in genere i mage a distanza, i danni sostenuti iniziano ad averli dopo il secondo oggetto, diciamo che è un counter, ma sei politico. Mondo full AD, pure Ruinci. Oddio, forse D. Lo metto in C solo perché fa dei danni fuori dal comune, perché tra la E che gli dà una quantità di AD spropositata e gli oggetti crit che quindi ti vanno a crittare di più, poi anche la Trinity eccetera, fa dei danni allucinanti, ma diventa letteralmente inutile in late game. L'unico motivo per cui non lo metto in D è perché lui già worka meglio con gli autoattacchi rispetto magari a Bard e Blitzcrank, quindi è un po' più forte effettivamente. Finisce in C. Se dobbiamo dire subcategorie, dai, diciamo che il mondo full AD è più tra il D e la C. Immortale è un po' più forte. Adoro, perché appunto giochi tank. Grazie folclorista dei 6 mesi, bentornato nella Phoenix Army. Bentornato, caro. Ezreal full AP, signore e signori. Io farei votare la chat, anche se sappiamo benissimo dove può finire questo pick. Ezreal full AP è in assoluto uno dei troll pick più forti che io sappia giocare. Uno dei troll pick che io so giocare meglio, lo gioco da me da 5 anni, uno dei troll pick originali della prima scalata del 2015, ed è a livello di danni, di usabilità, è praticamente rimasto uguale. L'hanno reworkato, gli hanno cambiato diverse cose, gli hanno reworkato soprattutto la W, che è completamente diversa rispetto a come era prima, e per una volta questo è stato un rework abbastanza grosso, perché insomma gli hanno cambiato la meccanica. Mi ha cambiato una discreta meccanica, finisce nel tier più alto perché è rimasto invariato, anzi è diventato più forte, riesce a fare delle combo fortissime adesso, è un pelo più difficile da usare rispetto a prima, perché prima era letteralmente spara la W, parte sto raggio, hit ai nemici e buonanotte, invece adesso devi concatenare la W e poi hitarci qualcos'altro, però è nata anche una combo fortissima, ovvero W e autoattacco, che è letteralmente il one shot assoluto, parte l'electrocute, il nemico esplode. Ragazzi, io l'unica pecca è il farm e il wave clear, che non è ovviamente i livelli di quello AD, lì fa abbastanza schifo, hai giusto la ulti per wave clear veloce, ma a parte quello, con la Lich Bane riesci a fare qualcosa ai minion, ma è l'unico difetto, per il resto è fortissimo. Quindi niente, Gustarlo, sto facendo la tier list di tutti i miei troll pick su League of Legends. Perché se fare zia la D non AP, ma infatti Ratoz non vedo nessun motivo, quindi giocato l'AP. Crittlestick. Beh, ragazzi, questo cade nell'oblio. È veramente un pick orribile. L'unico pregio che ha, l'unico modo di funzionare, è utilizzare il fear della Q per iniziare a randellare di autoattacchi il nemico e basta, letteralmente. Il range è basso, la mobilità è inesistente, le altre spell non fanno il minimo danno, la W è inutile, la ulti è inutile perché tanto lo giocate a D, quindi letteralmente un pick a livelli di inutilità estremo. L'unico modo per farlo funzionare è arrivare in late game con una build praticamente completa, full crit, in modo tale da avere delle randellate nella schiena di autoattacchi fortissima, ma fa schifo, ragazzi, fa schifo, cioè non è all'altezza degli altri. Fitz Jungle. Allora, Fitz Jungle, cosa ha di viabile? Ha di viabile il fatto che... Welcome. Boh,
Sira al pesce è molto mobile. Lo metto... Vabbè, dobbiamo valutarlo per la forza. Alla fine i gank paradossalmente sono forti. Lo metto in B perché ha un grosso difetto, ovvero che fa schifo a farmare la giungla, ma fa veramente, veramente ribrezzo. Sono state delle volte che ho dovuto beccare dopo essermi fatto due campi, quindi letteralmente difficilissimo farmare, un po' come le Blank, lo stesso problema che ha le Blank Jungle. Per il resto, da quando inizia ad avere l'oggetto da giungla completo, è una macchina di danno, ti ganka quando meno te l'aspetti, ti lancia il pesce dal cespuglio e ti one-shotta, quindi molto forte da quel punto di vista. Però sì, all'inizio è un minion che cammina, perché fa troppa troppa fatica. Grazie Samuel dei 5 mesi, bentornato Samuel nella Felix Army, bentornato. Galio full AP. Galio full AP. Sono un po' indeciso tra la C e la B. Dai, mettiamoli in B perché effettivamente fa dei danni. Poi ultimamente l'hanno un po' sistemato, ha ricevuto qualche buff, poi qualche nerf. Non è debole Galio, eh. Cioè non è che non è debole, la Q fa dei danni allucinanti, è un grandissimo wave clear. Con la E e la passiva fa tanti tanti danni, però effettivamente è molto limitato anche lui, ecco. Mettiamolo in B, non è debole. Un po' i livelli di Alistar, ecco. Ha un po' i livelli di Alistar, però wave clear molto bene, ma a discapito della tankiness che Alistar riesce a ricevere di ulti, mentre lui no, c'ha quello scudino del cazzo contro gli AP e basta. Quindi dai, B, se lo merita, se lo merita. Grazie Foia dei 10 mesi, bentornato Foia, e anche Paolo Tech dei Beats, gentilissimi. Vi ricordo oltretutto che se la live vi piace potete cliccare sul tasto abbonati che è sotto la live e abbonarvi gratis con Amazon Prime o pagando 4,99€. E vi dico anche che non vedete le pubblicità se siete abbonati, quindi un altro motivo per farlo. Gangplank Uomo Bait, uno dei troll pick più divertenti in assoluto, finisce in meme in 3 secondi, perché veramente in 3 millesimi di secondo, perché veramente è debole. Debole, 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 non serve a un cazzo, serve semplicemente a baitare, lo si builda un misto fra AP e oggetti che gli danno cure, e poi ci metti il barrier e l'ial, e maxi le arance, è letteralmente un bait vivente, perché dal nulla continua a refullarti, i nemici non capiscono perché, ma fa schifo ragazzi, cioè fa veramente schifo, non fa danni, il wave clear è inesistente perché i barili non fanno danni, non fa danni in nessun modo, fa schifo e basta. Sì Zampa, 3,99 per chi non si è mai abbonato. Grazie alle Lando del Prime, benvenuto nella Felix Army, benvenuto. Quindi niente, finisce in meme. Garen Poliziotto un po' più forte di Darius, che per chi non sapesse è sempre il Garen full movement speed con Predator, Yomu e Ghost, giungla, full letality, ma worka decisamente meglio, perché di base è più tank, ok, Garen riceve la tankiness dalla W, è più difficile kaitarlo perché con la W hai un sacco di tenacity, quindi se ti tirano stun o slow tu riesci tranquillamente a liberartene subito, addirittura gli slow, lui si tira via tutti gli slow grazie alla Q, è molto più veloce, più forte di Darius Lethality indubbiamente. Welcome e back. Si farma anche un po' meglio la giungla a parere mio, grazie alla E, grazie alla W che gli dà tankiness, e poi farmando la giungla stacchi armor, magic resist e via via, quindi è più forte, è molto forte. Grazie mille Matteo Ronco dei 2 mesi, bentornato Matteo, e anche Julian 8 mesi, bentornati e ragazzi, siamo a 8, gentilissimi. Signor Fievi 3. Gentilissimi. Garen full crit ragazzi, è stato parecchio nerfato dopo che era diventato veramente god tier, che tutti lo usavano. Garen full crit. Non lo so, è da tanto che non lo gioco. Non so se merita la S. Sicuramente prima dell'ultimo nerf si sarebbe meritato la S, da dove cazzo entrano sti insetti. È chiusa la finestra, ma... È chiusa la finestra, ma...
chiusa, non è chiusa, però c'è la zanzariera, quindi come cazzo entra non lo so, vabbè, non importa. Indubbiamente è molto forte, ragazzi, non so, io lo metto in S, cioè sono convinto, i G2 me lo rubano, sono convinto che nonostante l'ultimo nerf che ha spostato, cioè ha nerfato, ha abbassato lo scaling della E, perché dovete sapere che la E non può crittare, ma ha comunque una sinergia col critico, ovvero che la E, quando ogni tick della E può crittare, ma non proprio crit, inteso come danno critico, ma aumenta il danno del 50%. Aumentava, adesso l'hanno disceso da 50% in più a 33% in più, quindi anziché fare metà del danno in più, fa un terzo del danno in più quando critta la E. Quindi effettivamente un discreto nerf c'è stato poi già da un po' di tempo, non mi ricordo quando è che l'hanno fatto. Secondo me è ancora fortissimo, la Q fa tanti danni, la in generale fa tanti danni, perché poi la build crit ci entra là dentro anche l'attack speed, quindi forte, secondo me merita di stare in S. Dovrei ritrovarlo, da tanto che non lo gioco, tanto. Garen full AP, vabbè, non c'è molto da commentare, ecco. Non c'è molto da commentare, c'è l'uncut su Fiery Cancat, potete tranquillamente vederlo, e quindi finisce in meme. Almeno Garen sono riuscito in cioè sono riuscito a crearci anche una bella build su Garen, perché ho fatto una build full AP che comunque sinergizzava bene con Garen, perché Lich Bane per fare il danno sulla Q. Poi cosa avevamo? Poi avevamo il Gnashortooth che gli dava cooldown reduction e attack speed, in modo tale da fare più giri di E grazie all'attack speed che gli dava il Gnashortooth. Poi ci ho dato il Liandry, in modo tale che la E bruciasse i nemici, e il Relay per slowarli sempre con lei. Quindi effettivamente avevo fatto una bella build. Cioè ovviamente tu andavi in giro con Garen, trottolavi, con il Relay li slowavi mentre era nella tua E, quindi... Poi aveva anche tanti HP, perché gli oggetti da Mago Bruiser ti danno anche HP, quindi perfetto, dai. Ma è un meme, non c'è altro da dire. E adesso sto insetto, mi ha rotto il cazzo. Affanculo! Dove eravamo rimasti? Va bene, Anna, ma è sempre quella, Anna, è sempre quella da 12, te la linko in chat. Non è un freebooter? Non mi serve, perché tanto tutta la roba della live li carico già, ci penso già io a caricare su YouTube, quindi no. Ma allora, qua... Cazzo di... Basta, chiudo la finestra. È incredibile, c'è la zanzariera ed entrano lo stesso, ma come fanno? Come fanno, mi chiedo io? Ah, e accendiamo qua il condizionatore. Ma è incredibile, veramente, è incredibile. Ci sarà un buco? Boh, vabbè. Gnar full AP e non Gnar, Gnar full AP, e perché anche il suo verso, la G è muta, infatti quando lui fa Gnar, capito? Quindi si chiama così, ragazzi, non Gnar, come lo chiamano sti cazzo di italiani, Gnite, Gnar, ma come cazzo parlate? Vabbè, finisce in meme perché un meme fa schifo, non c'è molto da dire. L'hanno buffato, se non sbaglio, in una delle scorse patch, magari qualche mese fa. Però non ho più avuto il coraggio di giocare dopo quell'unica volta, perché fa pena. Cioè, non mi piace per niente. L'unico scaling decente è quello solo PV, il fatto che i tarot attacchi facciano tanto danno, ma devi staccare tanti oggetti AP, è lunga, e poi quando sei in ulti non sei tankoso, sei un ammasso di merda che fa danni soltanto AP, è brutto. Non mi piace, non mi è mai piaciuto. Finita l'estate. Bioparco. Grazie Tokyo Mind, grazie ai 6 mesi, bentornato. Vabbè, bentornato caro, bentornato. E niente, quindi finisce in meme perché è un meme, a me non piace. Non dico che non possa funzionare, magari se sei contro a uno che stacca tanti HP
con la build full AP, effettivamente il terzo autoattacco fa tanti danni, magari se sei contro un mondo, se sei contro un mondo gli puoi dire qualcosa, ecco. Mica, ho chiuso una zanzara prendendola così, ma dove entra sti cazzo di... Mamma mia, pallio. Vabbè, andiamo avanti. Vediamo la chat che dice. Gragas full AP. Gragas full AP. Direi che la chat sa già cosa mettere. Signore e signori, IG2 me lo rubano. Pick fortissimo. Versatilissimo. Veramente uno dei campioni più versati in assoluto. Ovunque lo giochi, comunque lo giochi, riesce sempre ad essere utile. Non è il pick più forte in assoluto, ma è veramente forte. La sua forza sta anche nelle combo che riesce a fare. È forte bene o male con tutti in bot lane. Qualsiasi champ ci vai a mettere... Qualsiasi champ ci vai ad affiancare a Gragas è forte. Ah, il collo, mannaggia, quanti ne abbiamo? Oddio, oh Gesù. Sono più dei champions, tra l'altro, praticamente. Vabbè. Molto forte, ragazzi. Finisce lì in S, tanta roba. Iniziate con la build... Iniziate con la revolver... E poi la Shin, e letteralmente fate la combo e one-shottate chiunque con quei due oggetti. Karin one-shot, quindi immagino full movement speed, cose simili. Finisce in A per il semplice motivo che è fortissimo, danni allucinanti, una ruspa, però fa solo quello. Se non one-shot il nemico, basta, sei inutile, sei in mezzo al fight, muore. Quindi ha il suo difetto, per questo non finisce in S, però merita di finire in A, quello è poco ma sicuro. Poi abbiamo Ivern full AP, io aggiungerei full AP support. Ragazzi, sono deciso se metterlo o in A o in S, perché se vogliamo vederlo dal punto di vista support, finirebbe in S, perché è troppo forte come support. Qualsiasi cioè, il suo set sembra creato per essere support, ok? Effettivamente è un jungler di supporto e si builda con oggetti di supporto, però veramente... Allora, la Q lanci sto root, che sta root radice, appunto, che immobilizza il nemico e poi cliccandoci sopra tu e tutti i tuoi alleati potete lanciarvici contro, ok? Quindi è molto forte magari per setupare i gank. Arriva il jungler, se tu riesci a tirare con la Q, boom, ci si teletrasporta tutti addosso al nemico e lo si ammazza. La W piazza e c'è Spud in giro per la mappa, direi che già questo aiuta abbastanza in generale. Soprattutto ha una passiva molto forte, ovvero che quando sei dentro un cespuglio, sei stato da poco dentro un cespuglio, hai danno magico sugli autoattacchi che è parecchio forte. Lei è uno scudo che è letteralmente illegale. Ha un cooldown bassissimo, fa scuda tanto, fa danni quando scoppia, slowa quando scoppia, e soprattutto se tu lo metti al tuo alleato e scoppiando uccide i minion, i soldi dei minion non li dà a te Ivern, ma lo dà all'alleato, quindi è come se fosse danno del tuo alleato, quindi è perfetto da support perché dai lo scudo al tuo AD carry, tra virgolette. In genere lo gioco con Maokai e letteralmente vai lì, clear la wave con lo scudo e i soldi vanno alla DC, quindi... E poi c'è Daisy che lascia stare, ragazzi, io lo metto in G2, me lo rubano, perché è veramente, veramente forte, support. Fosse top lane già li avrei messo tra il B e l'A, perché, insomma, già nell'1v1 non è forte quanto in combo. In combo dal meglio di sé, ragazzi, merita di stare in S. Poi abbiamo Janna full AP che paradossalmente, per quanto dovrebbe stare in G2 me lo rubano perché effettivamente Wunder l'ha giocata, non può stare in G2 me lo rubano perché di fatto me l'hanno rubato, ma non è così forte, ok? Soffre tante cose, soffre il farm, soffre il fatto che è squishy, soffre il mana perché se becchi contro qualcuno, mi ricordo contro il Mordekaiser che letteralmente gli tiravo tante di quelle randellate, finivo il mana e lui era ancora a metà HP, quindi... Merita di stare in B. Secondo me non merita di più. Cioè, è forte, ma non così tanto. Grazie Davide dei Beats, gentilissimo. Grazie mille.
Giarvane, Giarvane, Rito Nerf Giarvane, senza se, senza ma, lo cacciamo in A. Haha, ho fatto la rima. Molto forte. Il suo punto di debolezza è il fatto che abbia una singola spell che fa tutto, e se non missi quella non fai nient'altro. Finisce in A, però è molto forte, molto versatile, ingaggia, disingaggia, dà l'attack speed al tuo alleato, per questo è stato giocato anche ad alto livello support, perché pocca è tanto poke, con l'aeri pochi di più, ed essendo che dai attack speed al tuo compagno, gli dai anche lo scudo dell'aeri quando torni indietro, quindi molto versatile, molto forte, merita di stare in A, mi piace tanto. Jax full AP. Jax full AP. C'è solo... bisognerebbe creargli una categoria a parte. Jax full AP finisce nel tier più alto. Senza se e senza ma. Non c'è modo di fermare questa bestia. È fortissimo, veramente veramente fortissimo. Qui lo gioco anche in modo un po' meme. Se uno volesse giocarlo in modo più serio, ci ficca la Gunblade, tire fulli, fai dei danni allucinanti. Jax full AP. Fortissimo. Fortissimo, cioè c'è poco da fare. Non c'è neanche tanto da commentare, perché non è neanche complesso da spiegare. Ormai lo conoscete a memoria. C'ho milioni di uncut dedicate a Jax full AP. Potete guardare un qualsiasi uncut, è tipo quelli in cui ha fatto 50 kill. Quindi finisce lì e buonanotte. Jax attack speed, non mi ricordo quando cazzo l'ho giocato onestamente, però andando così a logica, Jax attack speed lo giocheresti con Trinity, Botrek, Guinso, Scarpe attack speed, insomma è forte, c'è poco da dire, non è fortissimo, ma è forte, è che Jax è forte sempre, cioè meriterebbe di stare in A soltanto perché Jax è sempre forte, non... è difficile che faccia schifo. Wow B, perché comunque c'ha i suoi difetti. Boh. Dai B, non... è che non mi convince tanto, mi sa anche troppo di normi come build, anche perché comunque Jax full up, ma non sarebbe neanche da considerare un troll pick, perché alla fine starti con la Trinity e la Botrek, che è la build normale, poi vai di Guinso che è fortissima comunque, quindi non lo so, io Jax attack speed quasi non lo metterei neanche come troll pick, perché... cioè è viabile, gli oggetti sono quelli, e l'unica pecca è che anziché farti un po' bruiser, un po' tank, arrivi late game che sei squishy, quindi dai, ok, da quel punto di vista non è il massimo, mettiamolo in B. Non è neanche così divertente, quindi non giocatelo. Ancora meno divertente è il Jax full tank, che sì, c'ha la sua particolarità, che è tank e immortale, riesce comunque a far danni, un pick particolare. Non giocatelo, non giocatelo. Gli do il 6 politico perché Jax, e Jax, a prescindere come lo buildi, una volta l'ho giocato con l'Ultimate Bravery Challenge, mi ha dato una build a cazzo, mi ha dato l'Onebreaker, il Rabadon, cose simili, ho comunque spaccato il culo perché Jax è forte con qualsiasi cosa lo buildi, finisce in C. È sempre forte Jax, non c'è molto da dire, è sempre forte. Però non giocatelo. Jin del one shot, è dura da ficcare questo, perché o sta in A o sta in S, ma secondo me non merita la S, perché comunque è difficile da settappare il one shot. Lo mettiamo in A perché per settappare il one shot tu lo giochi con il Dark Harvest, ok? Quindi punti tutto a fare il quarto colpo che nuclearizza il nemico. La build che ci faccio io è la seguente: ci metto la Yomu, ok, con Flash e Ghost, perché deve essere velocissimo, lui deve riuscire a raggiungere nemici per i tali, poi cooldown dash nelle tali, ti manco a dirlo. Quindi dopo la Yomu ci finisce l'Infinity Edge, perché l'Infinity Edge aumenta del 25% il danno dei colpi critici, ovvero il quarto colpo, quindi aumenti il danno del quarto colpo in una maniera spropositata. E poi la Trinity, perché così, quando arrivi ad buildare tutti questi tre oggetti, cosa fai? Arrivi a tenere il quarto colpo. Dopo che il quarto colpo incanna, continui a resettartelo tirando i fiori in giro, ok? Perché voi lo sapete, se Jin ha usato dei colpi ma utilizza delle spell, non ricarica, capito? La ricarica si resetta, quindi tieni questo quarto colpo in canna tutto il tempo. Quando trovi la vittima, tiri il quarto colpo,
sei velocissimo con la Yomu, c'hai l'Infinity che critta ancora di più e la Trinity che gli dà quel colpo maggiorato. Insomma, fa tanti tanti danni, ragazzi. È molto molto forte. Molto forte, raga, ma mai quanto Jinx Lethality, che è uno dei pick più illegali. Se ci ho messo Caitlyn, ci sta anche Jinx. Jinx Lethality fortissima, con il 45% di cooldown reduction, letteralmente gli avversari non si muovono perché c'ha la W che slowa del 70% e ha slowa del 70% per 2 secondi e ha 2,2 secondi di cooldown, quindi letteralmente tira la W, appena il nemico riesce di nuovo a muoversi, di nuovo gli torna la W nella schiena. Insomma, se hitti qualcuno che non ha dei dash è difficile che riesca a salvarsi, poi fa dei danni che non stanno né in cielo né in terra. C'ha la ulti ogni 30 secondi. Ultimamente l'hanno anche buffata la ulti, quindi fortissima, non c'è niente da dire. L'unica cosa in laning phase, in solo lane, fa fatica, per questo lo giochi in bot in genere con una di carry che ti setappa la tua W come Ashe, che sarebbe la combo perfetta, o anche Caitlyn, insomma, tanta roba. Karma full AD, anch'essa non so quando l'ho giocata, se l'ho giocata per forza, altrimenti codice a barre non avrebbe tirata fuori, però così a sentimento finisce in meme, non ci pensiamo più, non c'è molto da commentare. No, non c'è letteralmente nulla da commentare, cioè maxi lei perché sei più veloce, quindi sfrutti la velocità per autoattaccare i nemici, basta, non trovo punti di forza, finisce in meme, buonanotte. A contrario invece di Kennen full AD, che Kennen full AD quasi non sarebbe troll pick perché addirittura Reckless lo giocava agli LCS. Kennen full AD lo piazziamo in B, ok? Non è neanche troppo troll pick in realtà, non c'è neanche molto da commentare. Maxi la E perché quando utilizzi la E, uscito dalla E ti dà tantissimo attack speed, che a livello 5 la E ti dà 80% di attack speed per qualche secondo quando esci dalla scintilla. Molto forte, molto versatile. Ora non si gioca più, ma una volta non era. Perché lo metto in B? Perché c'è roba più forte, c'ha i suoi difetti. Le altre spell servono quasi un cazzo se non la concatenare lo stun che non è facile da concatenare. Quindi finisce in B e non è neanche così divertente, se devo essere onesto. Quindi lo metto in B. Sarebbe da B+, dai, diciamo B+. Kennen full AP non è un troll pick, Kennen si gioca full AP. Il buon codice magari non lo ha, come si dice, non lo ha, cioè lo dava per scontato, è Kennen support, ok? Perché Kennen si gioca full AP, quindi non sarebbe un troll pick Kennen full AP. Kennen full AP support, possiamo dire. A quel punto lì, ok, diciamo, diventa un po' particolare. Kennen full AP support... Lo metto in A perché è effettivamente fortissimo, però non sarebbe neanche quasi a considerare troll pick. Dai, lasciamo in A. Molto forte perché ovviamente la sua build è normale, il fatto che sia support ti permette di fare qualche bella combo, più che capito, quindi diciamo che in A ci sta bene, dai. Però è troppo forte. Kog'Maw full AP, ragazzi. Di nome di fatto... E il buon Caps ce l'ha dimostrato, rubato peggio di un portafoglio a Napoli. Quando ho visto il buff, la prima cosa che ho detto, questo va giocato full AP in mid lane, e full AP in mid lane è stato giocato. Nulla da dire, fortissimo, al punto che non è più diventato, non è più considerabile un troll pick, effettivamente è la sua build normale adesso, però se vogliamo dirla tutta, io l'ho giocato fin da prima full AP, ok, da quando non veniva giocato, quindi lo mettiamo lì, ma non sarebbe neanche considerabile un troll pick, ecco. Ragazzi, c'è brutto tempo, adesso l'ho chiusa la finestra, ma evidentemente è molto forte. LeBlanc support non è altro che una LeBlanc giocata support, quindi fortissima, ma c'ha la sua build normale, la build full AP. È forte, però non saprei, guarda, cioè... È un po' come Kennen nelle Blank Support della serie. Sì, è fortissima, ovviamente, però non è altro che un mage a distanza giocato support anziché mid lane o top lane nel caso di Kennen. Quindi
la metto in A per questo motivo qua, ma è fortissima. L'unica pecca è che non farma, e per questo motivo qua non è forte quanto giocarla in mid lane, però la ficchiamo lì. A contrario invece di LeBlanc, jungle, che come l'ho ho messo Fizz in B, perché appunto fortissimo, ma faceva fatica a farmare all'inizio. LeBlanc ha lo stesso medesimo problema, ovvero che all'inizio fa fatica a farmare, è debole, è un minion. Poi quando carbura un po' e si fa l'oggetto da jungle, diventa una macchina da guerra. Però nel frattempo... No, ho messo quella sbagliata. Aspetta. No, questa è full AD. No, full AD la mettiamo in C e quella jungle in B. Non so perché me l'ha swappato. Io pensavo avere in mano quella. Vabbè. Sì, quindi jungle B. Mentre full AD la metto in C per il semplice fatto che... Per il semplice fatto che... Insomma... Non è male perché c'ha... E le distorsioni che gli permettono di raggiungere praticamente chiunque, quindi auto-attaccare anche la gente in base, però boh, si limita lì, max W, poi max lei per tenere fermi i nemici, non è così forte, è un po' come questi altri. Mettiamo in C, sei politico, mentre Lee Sin Lethality, support, aggiungerei io, finisce in... I G2 me la rubano perché, come ho sempre detto, Lee Sin e Gragas sono praticamente... Lo stesso champ, uno fa danni a D, uno a P, però molto simili, fortissimo, super versatile, l'hanno anche nerfato ultimamente, gli hanno aggiunto un secondo di cooldown alla W, non un gigantesco nerf, ma insomma è un nerf. Niente, finisce in G2 me lo rubano perché è molto molto forte, tanti danni, messo in combo con un Gragas o con qualcun altro che spinge, fortissimo. Fortissimo, se sapete giocarlo poi è tanta roba, anche perché comunque fa davvero tanti danni. E sono stanco, oh, mi sto un attimo rincoglionendo, ragazzi. Leona full AD. Leona full AD è veramente forte in top lane. Però la mettiamo in B. Perché è forte, è tankosa, ha praticamente una macchina di stun, poi se la giocate Trinity, Botrac e coso, gli Esterac diventa un bruiser fortissimo, c'ha tanti danni. Non so chi sei, ma sei simpatico. Aristocraticante, grazie mille della donation, ne sono molto felice, però se doni 2,69 sai chi sono. Però grazie comunque, caro. Grazie tante. Quindi sì, la mettiamo in B perché comunque il late game è debole. Non è tank, i suoi danni non riescono più a sentirsi perché la sua forza sta nel vincere l'1v1 contro gli altri bruiser, quindi finisce in B. È un po' come il mondo full AD, però è effettivamente più forte di mondo full AD. È più versatile, c'ha la E che ti dasha, la ulti è fortissima, la W ti dà wave clear, danni, nonché tankiness, quindi merita di stare in B. È più forte il mondo full AD, però il concetto è lo stesso, il late game fa schifo. Il Luciano full AP, il buon Sergio... Full AP, lo metto in B perché è molto forte, fa dei danni allucinanti W, ma appunto, come altri champ, come magari Jarvan, ha solo quella. Però non è forte come il Jarvan è più versatile. Lucian full AP secondo me non è forte come Jarvan. Ci mette tanto a carburare, gli serve almeno il Ludens per iniziare a fare danno, gli serve il Ludens e basta, quindi lo ficchiamo in B, non c'è altro da dire. Bruiser che è un po' danno, un po' tank, ecco, diciamo, per dirla brutta. Teronas ficchiamo in meme perché è un meme del canale, infatti non capisco cosa ci faccia qua, però è un meme del canale, lo ficchiamo lì. Però non c'è... Non c'è il full AP. Perché non c'è Malphite full AP? Sì, l'ho visto, Codice, l'ho visto. Codice, non so, Teronas è un meme, però... È quello full AP, Codice, e come ci sarei arrivato io che è quello full AP? Vabbè, e allora... Mettiamolo come Malphite full AP a questo punto, visto che non c'è quello full AP... E lo ficchiamo in G2, me lo rubano. Cioè, manco a dirlo, io ovviamente lo gioco da tanti tanti anni, da penso addirittura prima di iniziare a fare i video seriamente per YouTube, quindi dal 2014, uno dei troll pick più vecchi che esistano su League of Legends.
fortissimo, è diventato anche meta l'anno scorso, perché boh, non so, la gente ha detto, oh ma cazzo, ma è forte Malphite Full AP, e quindi niente, tutti a giocare Malphite Full AP e hanno scoperto che è forte, lo giocavano, ed è diventato meta. Però a parte quello, indubbiamente, cioè sarebbe quasi da mettere Malphite Tank come troll pick, perché ormai è diventato meta giocarlo AP, ma io che lo gioco da 6 anni mi permetto di considerarlo troll pick, è come un figlio per me. Grazie Aristo, grazie della donation ancora caro, mi raccomando, ma usa questi soldi per l'abbonamento, se anche in settembre puoi spammare le ruspe dopo, insomma, ti conviene, ti dà anche qualcosa indietro. Malphite il geometra è effettivamente forte ma non fortissimo, lo metto in B perché comunque con quella W è tanta roba, è un po' un meme però è forte, cioè Malphite è forte, è forte ragazzi, ci mettiamo anche questo full AD perché è forte. Non c'è molto da dire, è forte, punto. Come è forte il Maokai Full AD? Maokai, fratello di un'altra madre, anzi no, della stessa madre, perché è sempre madre natura, quindi i figli di madre natura finiscono tutti in B. Come ci finisce? Anche Maokai Full AP, ragazzi. Perché li ho messi tutti in B? Perché sono tutti forti, ma non troppo, ok? Inutile dire che Maokai Full AP non è ai livelli di Malphite. Malphite è molto più forte di Maokai Full AP, perché Malphite è ignorante, tira un pugno sulla tastiera, ammazza tutti. Maokai invece deve setappare le pigne, fare i big baits nel cespuglio, metterne 3 o 4, appena entra un nemico salta in aria, però è da setappare. E a parte quello, i danni sì sono alti, ma non così tanto. Full AD pure è un po' come Leona, Leona e Maokai sono entrambi molto forti, Full AD funzionano quasi allo stesso modo, Malphite Full AD allo stesso modo, quindi li ho ficcati tutti in B, ecco, perché sì. Mastery Uomo Bait, un altro meme vivente. Non c'è molto da dire, Mastery che maxa la W, si builda con gli oggetti che curano nonché AP, quindi... è un po' è la versione brutta di Gangplank Bait, quindi se Gangplank Bait è un meme, Mastery Bait è un meme al quadrato. Finisce lì e tanti saluti. Mastery Top Lane non è neanche considerabile un troll pick, lo metto in chip, ma... cioè, boh, sì, è Mastery Top, è forte, right click e basta, non è che c'è molto da dire. Indubbiamente è forte, però cioè, un normalissimo Mastery Top Lane, quindi non è nulla di speciale. Ok, non riuscivo più a bloccare la sedia. Miss Fortune Full AP merita di stare in B. B sarà la categoria più... è la categoria più popolata per il semplice fatto che i miei troll pick non fanno schifo, a parte quelli in meme. E perché finiscono quasi tutti in B? Perché la maggior parte dei troll pick è molto, come si può dire, non è la parola giusta, ma c'è un monotono, ok? I troll pick sono monotoni, perché fanno una cosa e la fanno bene, ok? Come Lucian che spara le W, Jarvan è un po' più forte, perché effettivamente Jarvan è un po' più versatile. E idem per Miss Fortune Full AP, che tira la E, wave clear completamente, slowa. Poi c'è la ulti che fa danno, però non è estremamente forte, ecco, quindi la ficchiamo in B, è un po' come Lucian. Situazionali, sì, settoriali è brutto, no? Situazionali, diciamo. Non situazionali, in realtà intendo che fanno una cosa sola principalmente, quindi intendo monotoni per quello, però avete capito. Poi abbiamo il Taxus, sì, il Taxus. Il Taxus è un pick illegale. È un pick illegale il Taxus, perché è troppo forte. In giungla prende troppe stack. Mi ricordo ai tempi quando ne prendeva 6 per minion grossi, cioè 3 i minion normali e le torri e le ward, e 6 per i carretti, nemici e minion grossi. Poi alla Riot, la Riot ha detto, sai cosa? Raddoppiamo le stack. Prende 3 per i minion normali, ward e torri, e 12... per tutto il resto, illegale, fortissimo, finisce in S, in G2 Melo Ruman, perché è troppo troppo forte, c'è poco da fare. L'unico counter di Taxus sono i teammates, che se perdono troppo in fretta, tu non hai più controllo della giungla e non puoi più farmare e perdi.
però molte volte mi è capitato di fare un OV9, l'avete visto anche voi su Fairy Can Cut, il 2000esimo Uncut è di Taxus, il 1000esimo Uncut è di Taxus, quindi ogni 1000 Uncut c'è il Taxus, ragazzi. Fortissimo, lo mettiamo in S. Grazie Gian Pizzo del Prime e benvenuto nella Felix Army, caro. Poi abbiamo il Nasus Full AP e il Nasus Full AP non è forte come il Taxus, ma finisce in A perché è fortissimo. Lion Wave Clear, un poke veramente devastante. Quando vi fate Ludens, one-shottate tutta la wave in mid, vi permette di praticamente outpushare qualsiasi mid laner. Ho vinto perfino la guerra di push contro Malzar con Taxus, con Nasus Full AP, quindi immaginate. La ulti stessa vi dà tanto danno AP che molti non lo sanno, molti non sanno nemmeno che la ulti di Nasus scala con l'AP perché fa danno intorno a lui. Come la ulti di Renekton, però Renekton full AP fa schifo perché è come Nasus senza Lady Nasus, e comunque riesce a staccare, ti fai Ludens, ti fai la Lich Bane, quindi anche con la Q fai danni, fa danni ragazzi, tanti danni, finisce in A soltanto perché non è, LOL, è così Mauve grosso come il Taxus. Grazie Young Requiem, hai ragione, ma con la ciabatta è troppo forte, grazie mille degli 11 mesi caro. Poi abbiamo il Nautilus full AP, che è come un Blitzcrank alla fine, con la differenza che ha più wave clear, ma meno danni, quindi è un Blitzcrank bilanciato come Blitzcrank, nel senso che Blitzcrank c'ha meno wave clear e più danni, Nautilus invece ha anche il limite che non può grabbare oltre i muri, mentre Blitzcrank può, quindi è un pelo più debole da quel punto di vista, ma c'ha la W che lo scuda, quindi gli permette di farmare contro i Champ Ranged, c'ha la E che wave clear di continuo gli permette di farmare, quindi è forte, fa un po' meno danni, ma farma meglio, quindi è un po' come Blitzcrank full AP. Il Nautilus attack speed, ragazzi, lo ficco in C. È forte, ma non fortissimo. Situazionale, ti capita quella, non dico una partita su 10, ma una partita su 5, ecco. È veramente difficile, in late game è completamente inutile. Lo metto in C perché dai, non merita di stare in D, ma non è così forte. Ecco, un po' come mondo full AD alla fine. Non è un meme, è forte. Però finisce lì, ecco. Finisce lì, a contrario di... No, finisce lì anche Nidalee. Allora, Nidalee support non è così male, però è molto mediocre. Dai, la metto in C. La metto in C. Ci ho messo Corki, ci ho messo il Napoli, che anche ci mettiamo anche Nidalee. È bella giusto da giocare nelle botte in cui fai le combo di cecchinate, ma di suo... È difficile dettare i nemici in botlane, non trapassi i minion, quindi... Oddio, ragazzi, che sta succedendo? Non trapassi i minion, quindi si ferma lì. È squishy. Mobility sì, ne ha, però è difficile riuscire ad ingaggiare. Cura, però... Mettiamo in C, ragazzi. Non è così forte. È giusto, bella giocare in combo, ma è un champ che si basa tutto su una spell ed è anche difficile da hittare. È lenta e sottile, quindi... Si basa tutto su quello, troppo situazionale. Nidalee AD non la metto in meme, giusto perché mi ricordo che l'ho giocata, non mi ricordo per quale motivo, ma mi ricordo che l'ho giocata, forse perché era per una scommessa anche quella. È forte quella volta su 10, come Blitzcrank AD e Bard Attack Speed. C'ha la Q che versione Jaguaro fa tanti tanti danni, come li farebbe AP, quindi in realtà è forte, ma non troppo. Mettiamo in D. Olaf Lestial finisce anch'esso in D per non ficcarli in meme. Olaf Lestial ha un unico problema. Deve riuscire ad auto-attaccare il nemico, e con la sua movement speed spesso e volentieri non ci riesce. A meno che non abbiate la ulti, siete schiavi dei CC, non riuscite a muovervi. La W è la spell più brutta da maxare su Olaf, ed è la prima barra seconda da maxare, è l'ultima che vorreste maxare su Olaf, ma dovete maxarla perché altrimenti non è full lifesteal, quindi è una volta su 10 anche quello. Pantheon support, quello di Starlight post rework, sì.
è forte al punto che non sarebbe neanche considerabile un troll pick. Come support è veramente veramente forte, perché riesce a divare senza la minima fatica grazie alla sua E, può rommare benissimo ovunque, ha uno stun punta e clicca, ha poke, ha qualsiasi cosa Pantheon support. Anzi, mi stupisco che non viene giocato neanche così tanto. Adesso è meta, appunto, Crow, quindi posso immaginare. Lo gioco da sempre. Ah, davvero, non sapevo che l'avessero giocato i LEC. Ecco, io, tra parentesi, lo giocavo dal 2015. No, da prima, ci giocavo col cugino Rap quando ho iniziato a giocare al LoL, quindi 2014, possiamo dire. Anche prima delle rework era fortissimo, con la differenza che lei non era così forte. Adesso che gli hanno cambiato la E, che non subisce danno dai torri, poi dai Vare, che è troppo forte, meriterebbe di stare G2, me lo rubano soltanto perché effettivamente è stato rubato, ma lo mettiamo in A. Poppy Lethality soffre lo stesso problema di Mundo, di Leona, di Maokai Full AD, ovvero che in late game diventa un minion. Però a contrario di Mundo possiamo dire che è abbastanza forte in early game, un po' come Maokai e Leona, forse un pelo meno, sarebbe tra il Cebbi, però fa tantissimi danni, può fare bei trade grazie ai suoi scudi, merita di stare in B, però sarebbe diciamo B meno, ecco, se devo essere onesto. Rakan Full AP finisce in C, è boh, mediocre onestamente, lo puoi giocare soltanto in bot perché... Se lo giochi in solo lane è praticamente come non avere una spell, il suo kit è buono, i suoi danni non sono troppo alti, sono decenti ma non sono troppo alti, finisce in C. Rek'Sai full AP finisce in meme, non c'è molto da commentare, c'ha la Q che scala AP ma non fa neanche più danno magico a differenza di quando era uscita, insomma una bestia, non so, maschio o femmina, frega un cazzo. Ovviamente quando uscì Rek'Sai aveva lo scaling del 100% sulla Q sottoterra e praticamente aveva lo scaling del 100% AP e faceva danni magici. Adesso invece è 70% AP e fa danni fisici, quindi è una merda. Finisce in meme. Renekton Lethality, prima o poi me lo ruberanno. Troppo forte. No. Il motivo per il quale non viene giocato Renekton Full Lethality è il semplice motivo che non è forte con qualsiasi assassino, non ha la stessa mobility di un Talon, di uno Zed, quindi non può essere messo a paragone di Talon e Zed giocato full lethality, e danni ne fa tanti anche con la sua build Bruiser, con la differenza che con la sua build Bruiser è anche tankoso, può fare un V5, lethality no. Forse sarebbe da A, però fa dei danni allucinanti. Lo metto in A. Non lo voglio mettere a livelli di altri champ, perché c'ha dei punti deboli non da poco. Il fatto che non abbia sustain che c'ha quando lo giochi lethality, quando lo giochi Bruiser, non ha quella tankiness. Merita di stare in A, dai. È l'unico assassin con un CC. Sì, ni, vabbè, non importa. In realtà no, ce ne stanno di assassin con dei CC. Renekton Jungle. What? Lo metto in D per pietà. Lo metto in D per pietà. È debole, i gank sono brutti perché prima devi dashare sui minion e se i nemici sono lontani il tuo dash non serve a un cazzo. Ci metti una vita a farti campi di giungla. Boh. Lo metto in D per pietà perché non è proprio un meme, però fa pietà. Fa pietà quanto Renekton full crit, però full crit è un meme. Perché la W non critta, non critta un cazzo, ficchiamo in meme perché fa schifo. Renekton full crit è veramente, non è dignitoso, non è dignitoso quel pick. Non è dignitoso. Perché dai, fa schifo ragazzi, cioè si basa sulle spell e i crit staccano solo sugli auto-attacchi, non li usi gli auto-attacchi, se usi le spell ne usi pochissimi, quindi fa abbastanza schifo. Il cooldown reduction te lo fai giusto perché c'è l'essence river, altrimenti sarebbe nemmeno da considerare. Meme è quello che fa più schifo, sì, lasciamo stare. Red support, pure questo un meme. Ci vuoi fare qualche combo bella, però
cioè boh, non ha senso, lui è forte perché deve scalare in late. Adesso non ha più neanche la W che insta locca come era prima, quindi boh, lo metti in meme. Lo metterei in D soltanto per delle combo che può fare, ma è debole effettivamente, è debole. Non so se metterlo in D o in meme, ma non penso ci sia molta differenza. Adesso lei slow, devi... cioè, no, lei, scusa, la W. Puoi cacciare W per bloccarlo, però è una spell in più, è più complicata. Non serve un cazzo sfruttare la passiva della E per... cioè, la passiva, insomma, non serve un cazzo sfruttare la E perché tanto non sei tu a farmare, anzi è peggio se robi minion agli ADC, quindi... boh, non lo so, ficchiamo lì. Questo champ, che cazzo è? Shyvana, Sejuani? Non so se Sejuani o Shyvana questa, forse Sejuani. Mi pare di sì. Sejuani full AP. Sejuani full AP, la ficchiamo in C. Non è estremamente forte. C'è poco da dire. Se utilizzi la ulti, poi non puoi più ferizzare i nemici con la tua passiva, quindi boh, un punto a sfavore. Capisco che sarebbe molto forte la versione normale, però full AP non hai danni per one-shottare praticamente nessuno. Cioè, dal momento in cui non riesci a one-shottare... non serve un cazzo. Finiamo in C perché non fa schifo. Sei politico, dai. Set Lethality fa dei danni allucinanti, ma ha un grosso problema, ovvero che è un ceppo di legno, c'ha giusto la Q che rende un po' veloce, ma a parte quello, a che cazzo serve Set è forte perché tanca tantissimo e fa un sacco di danni. Fa tanti danni, però è team dipendente, l'abbiamo visto, se non sbaglio, l'altra sera che l'ho giocato. Lethality, il team ha fatto schifo e non riuscivo a fare praticamente neanche gli 1v1. Non merita di stare sopra la B. La B è proprio Fierichello. B meno, ecco. Grazie Vic Storm dei 6 mesi. Bentornato a Felix Army, Vic. Poi abbiamo Shaco full AP. Shaco full AP, ragazzi. Allora, Shaco full AP lo prendo sempre per il culo sto champion, ok? Ma è fottutamente divertente. Io l'ho amato Shaco, per chi non lo sapesse, sono stato OTP Shaco per 3 anni di fila. OTP vuol dire che giocavo solo quello, per rankare giocavo solo quello. L'ho giocato in tutti i modi. È bello come champion, peccato che l'abbiano distrutto, non faccia quasi più danni rispetto a quello di una volta, quello fino al 2000, inizio 2017. Poi a metà 2017 l'hanno ammazzato. È molto forte indubbiamente, specialmente perché è un test del QI per multiplayer, e se lo sai giocare... Io non ricordo onestamente l'ultima volta che ho perso con Shaco full AP. Tutte le volte che lo gioco vinco, gioco lo Whale, per carità. Non lo so. Non so se ficcare in A o in S, perché è effettivamente veramente forte. Lo ficcherei in A. Cioè, dai, non posso metterlo alla pari di Malphite full AP, ragazzi. O Ezreal full AP, cioè stanno... due spanne sopra, a livello di danno, a livello di versatilità. Shaco, piazzi le box, se ti entrano nelle box bene, altrimenti non fai un cazzo, quindi non può stare in S. Però è forte, quindi merita di stare in A. Poi cosa abbiamo? Abbiamo Shen Support, che uno... Shen Support non è troll. Qua il buon codice purtroppo non è stato molto preciso. Scusami, Shen full AP. Questo. Shen full AP. Giocato support, perché in genere lo faccio in combo con qualcuno che gioca a Mundo, che gioca a Mokai, comunque champion che si refullano. E... allora... è troppo situazionale per metterlo sopra la C. È molto bello da giocare, perché quando ti esce la combo, quando vedi quei 3000 di scudo sul tuo alleato che è entrato veramente in fontana, diventa immortale, è troppo bello, perché dà una soddisfazione assurda, ok? Ed è forte a quel punto di vista. E la Q fa anche tanti danni, attenzione. Difficilissime da inserire bene, perché poi siete squishy. Però la Q fa tanti danni di Shen. Full AP scala con la vita, il percentuale di vita, e la percentuale di vita scala con la P, quindi è molto forte. Però è troppo situazionale di giocarli in combo, altrimenti fa schifo. Quindi full AP lo ficchiamo in C. Shyvana full AP... mid, ok, perché Shyvana full AP jungle si gioca, anzi è il modo principale per giocare Shyvana, è giocare la full AP. Shyvana full AP, mid lane, specifichiamo. Molto forte, c'ha i suoi difetti, però è fortissima.
La metto in B perché effettivamente anche lei dipende da una spell, che è la E, quindi molto limitante da quel punto di vista. Quando inizia a staccare bene in late game fa dei danni allucinanti, però ci deve arrivare. Adesso gli hanno anche, come si dice, l'hanno anche migliorato gli sparks, gli effetti della E stessa, ok? Gli effetti visivi di lei, quindi sembra che sia più bella, più chiara, però non è effettivamente un buff. La mettiamo in B, è comunque forte, merita di stare vicino ad altri. Grazie Pisci degli 11 mesi, bentornato nella Felix Army, grazie mille bello del sub. Allora, poi abbiamo Singed Guess Guess Guess, che boh, penso sia full AP, o un Singed generico. Beh, direi che non può stare in altra posizione se non IG2 me lo rubano, perché è fortissimo Singed full AP. Singed in generale è fortissimo, cioè è incredibilmente forte questo pick, è un po' difficile da imparare soprattutto le meccaniche. Uno dice, cazzo, mi prende sto champion, il gas aperto, dei core in giro, finisce subito il mana e squish e fa pochi danni, come funziona? Devi capirlo, se lo capisci diventa fortissimo, quindi lo ficchiamo in G2 me lo rubano, molto forte. Poi l'avete visto, io ci ho fatto delle partite che non stavano né in cielo né in terra. Abbiamo il Singed del fastidio, che immagino sia quello con il Glacial, la GLP, Glacial, GLP e Twin Shadows, quindi il Singed che slowa, l'ho giocato anche ultimamente, infatti deve uscire un uncut. Molto forte anche questo, c'è poco da dire. Mettiamo in A, non è forte come full AP, perché comunque sono oggetti che sì, ti permettono di raggiungere nemici, ma piuttosto ci ficchi il Predator e vai con quello. Non è necessario, però è molto forte, quindi merita di stare in A. Considerate anche che se lo buildate con gli oggetti che slowano, non avete nemmeno il Nimbus Cloak, quindi quello che vi dà la movement speed quando attivate le spell. Quindi, perché voi ovviamente lo volete giocare con il Glacial Augment per sloware con gli oggetti, e poi nel secondario ovviamente il ramo rosso con l'Ingenious Hunt per avere il cooldown aggiunto sugli oggetti. Quindi non ci giocate il ramo blu, e senza ramo blu non avete la movement speed aggiuntiva. Quindi lo mettiamo in A. Non può essere ai livelli del Singed Full AP, però è molto molto forte. Singed Full Spellbinder, diciamo dei tre è quello un po' più debole, perché è soltanto AP e movement speed. Lo metto in B perché effettivamente gli altri sono più forti. Però è forte, cioè non esiste un Singed... Ecco, Singed Full AP sarebbe da... Full AD! Scusate, ho anche mal di testa. Infatti dopo mi sa che mi riposo, perché c'ho poi mal di testa, non sto benissimo, sono un po' stanco. Full Spellbinder è molto forte, ma non ai livelli degli altri. Lo giocate principalmente con il Rabadon e poi 5 Spellbinder, minchia, sto fuso ragazzi, voi non potete capire. 5 Spellbinder perché è l'oggetto che come Rabadon vi dà più AP, cioè 120, però contrario del Rabadon vi dà anche il 10% win speed, che non è effettivamente... una passiva unica, quindi voi potete buildarne 6 e avete il 60% win speed in più, capito? A contrario del Rabadon, che il primo vi dà 120 di AP e la passiva che gli aumenta il 40% dell'AP totale, e poi basta, al secondo in poi è passiva unica, vi dà 120 di AP e basta. Quindi a quel punto lì lo mettete così. Singed col Conqueror Gambit non è un troll pick, cioè come lo si gioca, o soprattutto come lo gioca Searchets o TP Singed, maestro assoluto di Singed. Lo ficchiamo qua. Assassin, il Sion full lethality. Non lo metto in G2 me lo rubano, perché al solito problema dell'essere kaitato. Ma a parte al problema di essere kaitato è del fatto che la Q è molto lenta, ok? Se hai dei dash, se hai il flash, se hai queste cose qua, riesci a scappare dalla Q di Singed prima che tiri la martellata, quindi solo per questi motivi è counterabile. Poi soffre un sacco di CC ovviamente, però è fortissimo, fa dei danni allucinanti che stanno proprio, non stanno in cielo né in terra. Arriva ad avere 3000 HP senza un singolo oggetto di vita, quindi merita di stare in A, fortissimo. Welcome fortissimo. Mentre Sion full critico, più debole, lo metto in C perché funziona una volta ogni tanto. Non fa schifo, però non è ai livelli quello lethality, neanche lontanamente.
mentre se un full AP lo ficchiamo in D, perché insomma bisogna un po' pregare per far funzionare Sion full AP. Okay. Grazie Kenus dei 3 mesi, bentornato Kenus, bentornato, grazie al resub. Quindi niente, lo mettiamo in D perché non è forte, cioè si poca, dà fastidio, ma finisce lì letteralmente. Poi abbiamo Sivir Lethality molto molto forte. Non so se metterlo in B, mi sa che lo metterò in B perché effettivamente si basa tutto sulla Q. Tanta movement speed, evitare la Q è difficile da evitare perché per avere il massimo dei danni devi fare sì che itti avanti e indietro, e quindi non è così facile inserire danni con Sivir Lethality, ma fa dei danni atroci. Per questo motivo finisce in B, a contrario di Sivir AP che è un meme. Non la metto tra i meme perché effettivamente non fa troppo schifo, però... cioè AP io la giocavo prima AP, non era male perché effettivamente c'ha un ottimo scaling AP sulla Q, però Lethality fa decisamente più danno, è più forte in tutto, è più forte, punto. Cioè non c'è nulla da dire, è più forte, full AD. Soraka, mamma mia che schifo ste artwork. Soraka full AD ragazzi, finisce in D. Non dico se è un meme, perché comunque... oddio, forse meriterebbe di stare in meme, perché effettivamente ci ho ficcato Anivia e Fiddlestick, però c'è da dire che Soraka si cura con la Kuzulu il nemico e guadagni movement speed, quindi effettivamente c'hai un po' più di kiting, se te la giostri bene è un po' meglio di Anivia sicuramente, e anche un po' di Fiddlestick, però non è tanto forte ragazzi, non è tanto forte, al contrario di Soraka full AP, che Soraka full AP, signore e signori, è molto più forte di quel che sembra. Non è così facile da inserire i danni, non è molto autonoma, è molto team dipendente, per questo motivo la mettiamo in B, altrimenti meritava anche la, tra parentesi, IG2, il buon Wunder me l'ha giocata in top lane, quindi la mettiamo in B, che se la merita. È bello. Poi, cosa abbiamo? Abbiamo Tahm Kench Attack Speed. È forte... ma è stato ucciso dai nerf. Penso sia Tahm Kench, e penso sia il champ più nerfato degli ultimi tempi, da quando lo conosco. È che schifo, i poveri! È il champ 72 più nerfato, troppo nerfato. È molto forte in lane perché è super super fastidioso, quindi sicuramente più forte del tier D, però... diventa... è come mondo, ragazzi. Diventa completamente inutile in late game. Lo mettiamo in C, per pietà. Grazie, gnagna della donation. Grazie mille, gnagna della donation. Mi raccomando, però, se volete sostenere la live, abbonatevi anche gratis con Amazon Prime, pagando 4,99. Mi raccomando. Molti mi chiedono, ma tu preferisci la donazione o il sub? Ragazzi, per mettere le cose in chiaro, il sub mi dà meno soldi della donazione. Però il sub è molto più simbolico, si crea anche un legame d'affetto con i propri sub, potete entrare nel gruppo Telegram, c'avete le emote, quindi anche se guadagno meno, io preferisco dei due il sub, ok? Non ovviamente qualsiasi tipo di supporto, ragazzi, è ben apprezzato, lo dico soprattutto anche per voi, perché alla fine, cioè se voi che poi spammate le emote, entrate nel gruppo, eccetera eccetera. Taric full AD... lo mettiamo in C, come Tahm Kench. Funziona... sarebbe quasi quasi... no, lo metto in D, ragazzi. Mi dispiace, so che Taric è un meme del canale secolare, però è debole. Funziona quella volta su 10, come Blitzcrank. Se c'è il matto che non sa giocare, ti right click addosso, tu con Taric, ta-ta-ta-ta, Conqueror, tira i fulli, sei fortissimo, quindi lo ficchiamo in D... perché funziona quella volta su 10, ecco. Taric Jungle. Qua Taric Jungle, boh, lo mettiamo in C, perché effettivamente... boh, un po' più viabile, un po' più versatile. In giungla, se non fosse per il mana, ma tanto c'è il blue buff, riesce comunque a resistere grazie al mana. I gank li fa bene, perché comunque ti appoggi ai tuoi alleati, dandogli il collegamento con la W, e puoi stunnare, quindi effettivamente... merita di stare in C. È anche stato usato Taric Jungle, non so per quale motivo, ma è stato un po' usato dai Gelo. Timo del one shot, ragazzi,
veramente forte, non c'è nulla da dire, soprattutto con l'angolo rotture finisce in A perché è fortissimo. Vado un po' veloce, ragazzi, perché cazzo, abbiamo ancora 4 file e mezzo di champion. Cioè, probabilmente più lunga sta tira list dei champion stessi. Vabbè, one shot veramente forte, c'ha la Q che fa dei danni allucinanti. Teemo Jungle invece lo mettiamo in C per pietà. Non fa schifo, può funzionare, però... A parte che non è proprio un grandissimo troll pick, è stato giocato Teemo Jungle, però... Però ecco, i gank li fa un po' male. Forte perché riesce a controllare bene in generale il drago, i vari obiettivi grazie ai funghi, perché con i funghi riesce ad avere, diciamo, anche visione dei nemici, non perché diano effettivamente una grossa vision, perché nel momento in cui ci passano sopra hanno vision, quindi ti dà un sacco di controllo giocarlo jungle. Trash full crit, signore e signori, finalmente lo ficchiamo in S. O è da un po', è da Singed che non cacciavamo un bel tier S, e Trash Full Crit merita di stare in S. Dei danni allucinanti, ormai lo conosciamo benissimo, la nostra frusta, lo ficchiamo in S, senza se, senza ma. Non c'è neanche tanto bisogno di descriverlo, ormai lo conoscete bene, fortissimo. Fortissimo, siamo riusciti ad arrivare ad alcuni punti in cui riuscivo a one-shottare i nemici con una singola frustata, quindi finisce lì. Grazie Electrotech, grazie da Doni della dei Beats. Come si fa la sub col Prime? Devi cliccare sul tasto abbonati che è sotto la live e cliccare iscriviti senza costi aggiuntivi con Amazon Prime. Se non è connesso basta che lo linki, è molto facile, segui quello che ti dicono. Trash Jungle, non mi ricordo averlo mai giocato, onestamente. Può funzionare un po' come Teemo, ok, del tipo non è fortissimo come Jungle, ma non... Può funzionare, i gank sono anche abbastanza belli, con la lanterna, il grab, la ulti. Lo mettiamo in C. Mentre full AP, ragazzi, nel baratro più totale finisce. Cacciamoli in meme e non ci pensiamo più. Ne pensi di Fiddlestick? Tier meme. Tristana full AP, ragazzi, ci ho fatto una pentakill e sono finito... Anche in un highlights del canale solo mid, canale internazionale di highlights di League of Legends. E niente, molto forte, però c'ha molti difetti. Molti difetti, difficile da staccare il danno della bombetta. Fa tanti danni W e ulti, però la W è difficile che tu la usi, per fare danno. Spesso la usi per avvicinarti al nemico o scappare, quindi la mettiamo in B. La mettiamo in B. Il non... È dura questa. È molto forte. Se ci fosse la categoria A+, lo ficcherei indubbiamente nella A+. Meriterebbe di stare con Darius. Perfettamente un po' più forte lui di Darius. Quindi dai, lo mettiamo in S. Ci togliamo il dente. Lo mettiamo in S. Se devo essere onesto, meriterebbe A+ o S-, insomma, a metà tra l'A e i G2 me lo rubano, quindi non è un S pieno, però è più forte Darius, è più forte di tanti altri. In top lane è un bullo, sia contro Ranged che contro melee. L'unico dal quale soffre è Teemo, perché ovviamente gli tira la boccellite, e tirandogli la boccellite lo sapete. Però ti puoi fare la QSS, toglierti il blind e tanti saluti. Quindi vabbè, dai, mettiamo in S perché è molto molto forte. Il Tryndamere Dovato, allora, ripeto ragazzi, questa scaletta, questa tier list, non si basa sul divertimento, si basa su quanti pick sono forti, e Tryndamere Dorato, ragazzi, ahimè, non è un pick molto forte. Cioè, ve lo dico chiaramente. Sì, si cura tanto, sì, quello che vuoi, ma quando l'ho giocato, l'ho provato anche a giocare a dello più alto, non serviva un cazzo. Non facevo danni, non ero tankoso, non facevo niente. Mi curavo, sì, ok, quindi... Ma tanto se sei squishy... Funziona in low elo, ragazzi. Non so, purtroppo non merita un tier molto alto. Quindi lo metto in C. Però ripeto, lo metto in C a malincuore perché è uno dei miei troll pick preferiti, è molto bello, uno dei troll pick anche più vecchi. L'ho giocato nella seconda scalata del 2016,
da lì abbiamo scoperto la bellezza del tenda dorato, però effettivamente è debole. Scala la Q che la cura, che ok, ti cura tanto. La E non fa tanti danni, anche perché i danni sono fisici e non magici, e di conseguenza non fa troppi danni, e per il resto finisce in C, ragazzi. È forte, ma non troppo. Mentre il Twisted Fate del one shot, lui ne fa tanti di danni. È molto difficile da setappare. Non so onestamente adesso com'è con il nuovo Predator, è più debole sicuramente. Sarebbe B più a meno, non lo so. Dai, lo metto in A perché effettivamente è forte, ti permette di farti tanti begli oggetti. Non lo so, forse meriterebbe la B. Vabbè, no, la metto in A perché alla fine TF a P, però un po' modificato, quindi... sì, a P. Lo metto in A, sarebbe dai a meno, però A. Mentre TF Attack Speed è una piena, perché effettivamente è fortissimo Twisted Fate Attack Speed, è stata una rivelazione per quanto mi riguarda. Merita di stare in A. Fortissimo TF Attack Speed, che tu lo giochi mid, che tu lo giochi jungle, è veramente forte. È una mitragliatrice, molto forte, c'è poco da dire. TF Support con lo Smite, Albania Edition, questo non mi ricordo in questo termine, però molto... molto bello. Twisted Fate Albania Edition, con questo nome spettacolare, finisce in D, perché come il Napoli, che era anche ma più a titolo rankat, chissà perché l'ho messo, forse me l'ha consigliato qualcuno o forse l'ha messo Ricalna. Albania Edition lo ficchiamo in D perché come il Blitzcrank, con la differenza che è più debole perché non può grabbare, quindi è in D, molto situazionale, funziona una volta su 10, quando funziona è molto divertente, però lo mettiamo in D, mi dispiace. Grazie Darber, grazie mille dei 2 mesi e bentornato nella Felix Army, bello, bentornato. Poi cosa abbiamo qua? Cosa abbiamo? Abbiamo il Ludir full AP. Ludir full AP finisce in B, è un pick abbastanza normi. Fa quella cosa e la fa bene, che è far tanti danni con lo stand della Fenice. Finisce lì, corre tanto. Davvero codice? Oh, buona sapere. Non lo so, Andre, non mi ricordavo, qua c'è un Twisted Fate Albania Edition, ho detto, io non mi ricordo da dove è uscito questo termine. Codice ha detto il titolo di un uncut, allora a quel punto lì mi sono detto boh, l'aveva messo Andre questo titolo, io non mi ricordo Albania Edition in base a come e a cosa, cioè boh, non c'ha manco i coltelli, quindi manco dire c'ha le lame, quindi sai Albania, vabbè, va bene così, tirare le carte Albania Edition nel dubbio. Poi abbiamo l'Urgo Tedele Ginocchia, che immagino sia il full crit, perché se l'altro è Letality, Urgot delle ginocchia può essere solo full crit. I danni sono veramente tanti, però... boh, lo metto in B, dai, effettivamente forte, non è fortissimo. Meriterebbe forse una C. Meriterebbe una C? Mi sa che lo metto in C. Ci ho messo il Trinda Dorato, ci ho messo anche Mundo full crit, quindi ci mettiamo anche... Urgot full crit. Non è fortissimo, la W non la puoi usare con quella build perché la W non critta e di conseguenza lo ficchiamo in C. Mentre Urgot Letality è decisamente più forte. Non è fortissimo, ok? Però è forte. Forse metterebbe un B+. Lo voglio mettere alla pari di questi ragazzi? Mi sa di sì. Mi sa che lo metto in B. Lo metti in B. Dai, ci sta. Non c'è un vero motivo per cui l'ho messo in B. Meriterebbe forse un B più. A metà tra la B e la A. Perché effettivamente è un po' più forte alcuni pick che vediamo qua. Però neanche troppo. Perché se spammate la cool mana finisce istantaneamente. Non siete tank. Non vi refullate. La W non neanche la uso perché è troppo forte. Quindi lo ficchiamo in B. Dai, ci sta. Comunque B, ricordiamoci che è una bella valutazione, se C è sufficiente, cioè se pensate voi che C vuol dire che è sufficiente, quindi è ok, B vuol dire che è più che ok, quindi ci sta.
Virtual Reality non è un troll pick, quindi non... Non è un troll pick, non so proprio come metterlo. L'ho giocato... Lo metterei insieme a Nidalee, che dov'è Nidalee? Dove l'ho messa? Messa qui? Ecco, metto insieme a Nidalee perché... diciamo, facciamo finta che siano in bot insieme, non è un troll pick, quindi non può essere classificato come tale. Non c'è... Sì, lo so, Codice, ma è cioè, Varus è nato così, quindi è sempre stato così. Poi è stato in meta, e poi è uscito al meta, e poi c'è entrato, ma Varus ha sempre giocato Lethality. Da quando esiste. È stato un po' altalenante tra la build Lethality e la build Attack Speed, in base a quale delle due era più forte, però è sempre stato giocato, quindi non è mai stato considerato troll pick. Puoi usarlo in duo bot, cioè alla fine è che per forza troll pick deve essere... qualcosa di ingiocabile. Se fai questo più Nidalee in botlane, allora fai una bella botta degli sniper e quindi lo mettiamo insieme, ma non è un troll pick effettivamente. No, non c'è Kalista perché non l'ho mai giocata e me lo farò. Caitlyn, no, V-Lethality molto molto forte, c'è poco da dire. Direi che la mettiamo in A insieme a quella crit. Sono entrambe fortissime, fanno entrambe tantissimo danno, in entrambe cooldown reduction, non c'è molto da dire. Fanno entrambe tantissimo danno. Quelle Tighty forse un po' più... non lo so, ragazzi, sono entrambe forti, c'è poco da dire. Ci ho fatto pentakill, con V full crit, con quella Tighty staccate il cooldown reduction grazie agli oggetti Tighty, con quella crit fate la solita build Trinity Essence River come fai su Darius, come fai su Trundle, e quindi entrambi no, sono molto forti. Quella full AP è un meme, la mettiamo in D, dai, non è un meme effettivamente, può workare con lei, ma non c'è proprio all'ombra dell'ombra dell'ombra di quelle altre due. Comunque lei, per quanto abbia uno scaling AP anche alto, dice, cazzo, 90% di scaling AP. Sì, però fa danno fisico, quindi se uno contro ti stacca armor, tu sei inculato perché c'è la build AP e non hai armor pen. Sei inculato. Victor Support. Molto forte, lo metto in B, non è nulla di speciale, ci ho fatto un OV9 una volta, in late game diventa fortissimo, però non farmi e quindi ti ritarda molto la build, che è molto costosa. Ricordiamoci l'oggetto iniziale, considerate che il primo potenziamento lo prendete a 1150 gold, e da support quello è un grosso problema, perché non potendo farmare, non è che dici vabbè farmo finché non arrivo i soldi, come magari fa la DC per la BF, lì l'unica è tornare back e tornare in lane a mani vuote, perché altrimenti non ve lo buildate mai quell'oggetto. Quindi finisce in B, ma non è debole, non è debole. Mentre full AD, se ci ho messo Crittle Stick, ci mettiamo anche lui. L'ho giocato, era simpatico, ma fa pietà, fa veramente, veramente pietà. Warwick full AP, Warwick full AP è uno di quei champ che fa una cosa in tutto, cioè tira la Q e quindi lo mettiamo in B. È forte perché si refulla ed è anche bello e fa tantissimi danni con la Q, però è lentissimo, ragazzi. Dovete buildarci l'oggetto da jungler, perché o lo giocate jungle o non serve un cazzo, quindi... Oggetto da jungler. Scarpe, Lichbane e Gunblade. E se volete anche... cioè, servono minimo 4 oggetti per vedere tutto il suo potenziale. Minimo 4 oggetti su 6. È troppo lento, troppo troppo lento. Qua c'avevamo un V con crit, non mi ricordo nemmeno quando l'ho giocato. V con crit. Boh. Non lo so, ragazzi. Non mi ricordo questo campione. Non ricordando con H o B. Hello Blades. Boh. Non lo so. Vabbè, dai, lo mettiamo in C. Come mondo. Come mondo lo mettiamo. Poi V con full AP. No. Finisce in D. È un po' come, V. Fa quella E, fa danni, basta. Tutto il resto non serve a niente.
oltretutto li deve anche lanciarsi sul nemico, quindi diciamo sei anche scoperto da quel punto di vista, quindi non è il massimo neanche lontanamente. Mettiamo l'ND, non fa pietà, ma lo metto lì. Yasuo Jungle è un meme vivente. È un meme, ragazzi. Un meme in tutti i sensi, non perché faccia schifo. È un meme. È un meme e basta. Non c'è nient'altro da dire. I gank fanno ribrezzo. L'unico modo per farlo funzionare è avere i laners che fanno i knock-up. Se c'hai Galio, mid, Malphite toppo. Malphite top e Rakan support, a quel punto lì sì, lo giochi support, cioè lo giochi jungle e ganki così, altrimenti non serve un cazzo. Yorick full AP. È un po' un memino anche lui, non è male, ok, però... No, dai, è anche più decente di quanto uno pensi. Non è così forte, ok, io non ve lo consiglio tantissimo, però... Effettivamente la E è bella, slow, e quindi la cometa è 100% hittata, poi ci mandi contro le caccole, quelle caccole di schiavi che c'avete. È un po' come Jarvan, però Jarvan è indubbiamente molto più forte. Lo mettiamo in B, forse sarebbe da B meno, ecco, diciamo così. Yorick Jungle, mettiamo in D. Vecchi ricordi, il padrone. Zac full AP è effettivamente forte, ma non supera la B per il semplice motivo che è uno di quei champion che o hitti la E o non serve un cazzo. È così anche la build normale, però se c'hai la build normale sei tank, quindi puoi tankare effettivamente. Full AP, se missi la E sei carne da macello, quindi lo metto in B, però fa tanti danni. Abbiamo Zed Support. Zed Support è D. Cioè, fa schifo come Support. L'unico motivo per il quale l'ho giocato Support è per il semplice motivo... Mi sto impallando, ragazzi. C'ho anche mal di testa. Non so perché mi gira così tanto la testa stasera. Mi sa che oggi, appena finisco qua, stacco perché sto friggendo. Non fa schifo. Alla fine... Allora, è Zed normale, però non ho giocato mid ma ho giocato bot per il semplice fatto che mid è un pick normale, mentre support è particolare, quindi non è un pick particolare, è D, perché è Zed normale, come anche Kassadin, che attenzione, non vedo Kassadin, il grande codice a barre ha missato il Kassadin support. Ai. È stato missato il Kassadin support qua, vabbè, stavo dicendo che è come Kassadin support, cioè della serie che lo gioco support, perché mid è troppo forte. Vabbè. Abbiamo Zed Jungle è più carino. Dai, lo metti in B. Mi piace. Non è neanche debole. Bisogna sapere giocare Zed. Dopo le ultime modifiche che ha fatto Riot Games, non si sa per quale motivo, perché voleva che i giocatori newbie approcciassero la jungle con dei champion che magari sono loro familiari, come Garen, Darius... Zed, e chi cazzo c'è, Mordekaiser, chi più ne ha più ne metta, c'è finito anche lui tra quelli, la E fa più danno, la passiva fa più danno ai mostri da jungle, quindi boh, mettiamo in B, è forte alla fine, allo stesso, guarda, ecco, è un po' come Fizz e LeBlanc, mid laner giocati jungle che farmano un po' fatica, però poi quando finisco oggetto da jungler sono delle macchine da guerra. Non scrivi in alto il manuale di inviarmi feedback e nessuno me lo fa notare. Non ho capito codice, parli con la chat, vabbè. Poi, si apre per tutti Rakag, certo. Abbiamo Zed full AP, vabbè ragazzi, va, lo mettiamo in coppia col fratello Garen full AP. Hanno entrambi la stessa faccia del 104. Non c'è molto da dire, lo potete tranquillamente... vedere su Fairy Can Cut, ecco. Abbiamo il Pantheon, ecco, questi hanno la croce perché sono i pick di Gesù Cristo, no scherzo, sono i pick che sono stati reworkati, Pantheon e Volibear.
Pantheon ormai full AP non è forte come prima, perché la ulti non la hitti come prima, la W ha lo scaling AP ma non fa più danni magici, li fa fisici, insomma non è più il Pantheon di prima. Ecco, già prima non era proprio divertentissimo, io l'ho giocato un paio di volte, ci ho fatto la mia prima partita in Iron in assoluto, a fine 2018 l'ho fatta con il Pantheon full AP, era situazionale, cioè waitavi la ulti o niente, quindi lo mettiamo in C perché non faceva schifo, la W poi faceva quei discreti danni, ma finiva lì, lo mettiamo in C. Volibear c'era quello AD, macchina da guerra, che era fortissimo, aveva il solito problema che in late game diventava un cesso perché era kaitato, gli altri in full build ti spaccavano, e quindi lo mettiamo in B, ma era molto 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 forte il vecchio Volibear macchina da guerra. Quello full AP idem, quindi anche il Volibear full AP lo andiamo a mettere in B. Erano entrambi molto forti a questo punto di vista, non meritano di più perché avevano i loro difetti, è innegabile. E adesso iniziano le combo, signore e signori. Le combo, le combo sono quasi tutte forti. Una bella bot della foresta, ragazzi, direi che è la combo che merita di stare in S. I G2 me lo rubano, combo fortissima. Ivern support è illegale, con Maokai poi fa una bellissima coppia, c'è una bella sinergia che è quella di piazzare il cespuglio sotto la torre dei nemici dopo aver pushato grazie alla Q di Maokai mista allo scudo di Ivern che, scoppiato in testa Maokai, uccide i minion dando comunque soldi a Maokai, quindi è perfetto, una combo assurda. Pushi un sacco, piazzi il cespuglio sotto la torre del nemico e Maokai, maxando lei, lancia i sapling, lancia le pigne nel cespuglio, vengono buffate. Quindi praticamente è come se Maokai avesse sempre lei potenziata, grazie ai cespugli di Ivern che li piazza dove vuole. Grazie Jimmy del Prime e benvenuto nella Feric Army, benvenuto. Certo Gufo che va su... non su Feric Live, su Feric Uncut, come l'altra. Quindi tanta roba, finisce qua, fortissima. Angolo rotture. L'angolo rotture. Non penso sia forte quanto la botte della foresta, però effettivamente è molto forte. Indubbiamente una delle bot più amate in assoluto. Quella è poco, 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 ma sicuro. Però... sarebbe sotto categoria S-, perché... la botte della foresta è più forte. L'angolo rotture... ti può andare... male. Lo metterò in A, che comunque ricordiamoci A è come 8,5, è come prendere 8,5 a scuola, è 8,5 9 a scuola, ma è che cioè, non si butta, ecco. Mentre G2 me lo rubano è 10, A è 8, 9, ecco. È LOL, sì ragazzi. Cioè sto facendo una tier list dei troll pick di League of Legends. Grazie Biscotto del Prime e benvenuto nella Felix Army. Ashe Jinx fluttua direttamente in S. Addirittura penso sia più forte la botte della foresta, è fortissima, hanno un cooldown esistente sulla W, hanno lo stesso cooldown oltretutto, che è 2,2 secondi a 45% di cooldown reduction, che è tantissimo, entrambe se lo vuole un sacco, una W setup a quella dell'altra, in genere Ashe, perché la W di Ashe è molto più facile da settare, quindi W di Ashe, poi arriva quella di Jinx, e chi si muove più? Nessuno. Poi fai doppia cecchinata con la ulti, botlane ragazzi, troppo troppo forte, troppo forte, quello è proprio l'Olimpo. La botte di rapitore ragazzi è un meme, divertente quanto volete, ma è un meme, dove l'unica sinergia è ultare un nemico con scanner buildandolo full moving speed, ultare un nemico, prendere la lanterna di Thresh e probabilmente rapirlo, portarlo via sotto torre. È l'unica sinergia che hanno e funziona anche male, è molto molto difficile da setappare. Non è forte, c'è poco da fare. Divertente, ma non forte. Cazzi mia, non è arrivato nulla, aggiorna la pagina. GP Trinda, penso una delle bot più divertenti in assoluto. Debolissimo, cioè è debole, è un meme ragazzi, un meme, non è forte. Sera. Doppio I al doppio barrier, molto bello, però è un meme. Grazie Axel del secondo mese, bentornato bello nella Felix Army. Bentornato. Aspetta. Vabbè, niente. Ok,
La botte il DPS. Botte il DPS. No, gioco da un'epoca antica. Botte del DPS da in C. È carina, non è debole, non è neanche forte. È carina, quello sì. Non la gioco più perché... Boh, è da tanto che non la giochiamo, effettivamente. Magari col buon Tegame la rifacciamo la prossima volta, perché effettivamente è un po' nostalgica. È stata la prima botlane che ho fatto in assoluto col buon The Game. Non... Diciamo che... Ecco, io e Jacopo siamo diventati amici intimi, possiamo dire, grazie a questo video del 2016 che si chiama La Botte del DPS. Ci conoscevamo già prima tramite il buon Daniele, che quando ai tempi nel 2016 c'era la Dynamic Queue, se non avete vissuto quel periodo meno male, in poche parole la Dynamic Queue era letteralmente tu, non esiste più la solo queue duo, quindi tu le facevi le ranked, potevi farla con tutta la gente che volevi, andavi in ranked con full team 5 premade, allucinante. Infatti ai tempi della Dynamic Queue ho fatto delle trio con Cane Lupo e a volte ha invitato anche il buon The Game, da lì ci siamo conosciuti e poi il buon Daniele è andato nel Forge Academy e a quel punto lì io e Jacopo siamo diventati amici intimi e niente, abbiamo creato, questo è stato il nostro primo video insieme da soli, ecco, la bot e il DPS, tutto da lì è iniziato. La bot del fastidio, possiamo mettere alla pari del bot del DPS, perché effettivamente è stata un po' un'evoluzione, è tutto... È forte, la bot del fastidio, forse qualcosina in più. Però in realtà no, merita la C. Per il divertimento, S, però merita la C. Ma per il divertimento, ragazzi, tutte le bot secondo me meritano S, perché tutte le due bot che faccio sono divertenti, c'è poco da fare. Quindi, clicchiamo in C, dai. Molto bella. Support in bot, cioè la bot dei Grab, con questo nome particolare. La bot dei Grab, ragazzi, molto forte. La mettiamo in A. C'è sempre stata una bella sinergia, come anche quella con Trash, che non c'è, però funziona allo stesso modo. Dove praticamente uno grabba, l'altro grabba e si portano... e si portano tutti sotto torre. Poi cosa abbiamo? Sergio e Gianni. Allora, Sergio e Gianni... Ma... Sergio e Gianni, dove li ficchiamo, Sergio e Gianni? Cioè, non è che abbiano una gran sinergia, cioè sono un meme. Sarebbe da mettere bot meme per quello, perché non hanno sinergia. Lo mettiamo bot meme, ragazzi. Sergio e Gianni sono due meme, anzi, spam di Sergio e Gianni in chat. E se volete spammare Sergio e Gianni, dovete abbonarvi, cliccate sul tasto abbonati gratis con Amazon Prime o pagando 4,99, 3,99 se non vi siete mai abbonati prima, pagando è un bello sconto. E poi ci sono anche il September, c'è di tutto, ragazzi. Non le metto in meme perché faccia schifo, lo metto in meme perché è un meme, cioè non hanno sinergia. Sono Sergio e Gianni, sono un meme del canale e come tale va messo in meme. Per quanto possono essere forti, per carità, però merita di stare in meme. Le catapulte, la bot delle catapulte, fortissima anche questa. Non la metto in S, ma la metto in A perché è straforte. Malphite è fortissimo e poi a ruota segue Zac. Non le metto in G2, me lo rubano soltanto perché non penso sia all'altezza di Ashe e Jinx. E quindi lo mettiamo in A, perché comunque Malphite devi tirare la E. Se gankano è difficile salvarsi, cioè si può salvare, ma insomma non è così facile. Se si sprecano, se ti flashano la ultima Malphite non fate più nulla. Insomma, c'ha pochi punti deboli, la mettiamo in A. Poi a farmare si fa fatica. La bot delle Ashe... La mettiamo in C, non è fortissima, un po' come la botta del fastidio. È tutto uno slow continuo con le Q dei due tiratori di Ashe. È una cosa forte che hanno è la Comet, il fatto che entrambi hittino la Comet, che praticamente hit al 100%, quindi anche un gran bel poke. Molto forte. Cosa consiste la botta del DPS? Ti consiglio di guardare sul mio canale, cerca bot del DPS su Fieric del 2016, è stata la prima bot che ho fatto col Bond Game.
la botta delle bombe finisce in meme, ragazzi, hanno solo una sinergia che è quella ed è stata anche nerfata col nerf, cui nerf continua Tahmkench. È bello però il vedere le esplosioni, magari un giorno la rifaremo. Capito? Quindi più o meno questo è il suono che fanno anche quando si sente sta bot. Quindi mettiamo in meme, non è così forte ahimè. Cucù, il meme consiste soltanto nel riuscire a cecchinare i nemici con la ulti di Ryze mentre Nunu prepara la ulti prima, quindi mettiamo in meme, boh, non è fortissima, funziona, l'abbiamo fatta funzionare due volte in totale, ma poi la lane phase è anche noiosa perché comunque a parte la ulti non hanno sinergie, mettiamo in meme. La botta del veleno invece è molto forte, non fortissima, mettiamo in B perché entrambi hanno la W che incolla i nemici a terra, ok? Quindi sia la W di Cassio che la W di Singed non ti permettono di usare Dash, Blink, Flash e nulla. Quindi quando parte Cassio, tira la W, mentre sta uscendo dalla W di Cassio, il nemico parte quella di Singed, insomma è ancorato al terreno. E poi Cassio stacca il danno della E anche sui nemici che sono avvelenati da Singed. Quindi è fortissimo in realtà come combo, molto molto forte. Non devi tirare la Q per forza, c'ha il basta veleno di Singed. La bot dei Beyblade è un meme. Nulla da dire. Non è debole, ok? Forse merita di stare in D, dai. Non fa così schifo, però... Boh, la sinergia è il fatto che trottolino e... lo fanno anche da soli, non c'è bisogno di metterli insieme, quindi... direi che stanno lì. Bot degli sniper un po' più forte, vanno in C, non è estremamente forte, ma è forte. Quindi lo ficchiamo lì. Poi la bot dei treni. La bot dei treni. La botta dei treni è... mettiamo in A. Forte, molto forte. L'unico motivo per cui non la metti in S è per il semplice fatto che consiste nell'ittare la palla di Nunu e la ulti di Sion, altrimenti sarebbe da S, perché è veramente forte. Non fortissima, quindi la ficchiamo in A. E Davidino, guarda su YouTube, botta del DPS sul mio canale. Le panze... sta botlane qua la metto in B, me la ricordo, l'ho fatta forse una volta la bot di panzone e due tripponi, perché non perché abbiano particolari sinergie, sono due champion fortissimi presi singolarmente, se li metti insieme sono forti ma non hanno grossissime sinergie, mettiamo in B per questo motivo qua. Poi i mostri, questa era carina. L'ho fatta con Vincenzo in gold, addirittura la facemmo, mi pare di sì. Dove la ficchiamo la botta dei mostri? Dio C. Ovviamente consiste nel giocare Ivern e Danny, la metto in C. Consiste nel giocare Ivern e Danny ed ultare, entrambi c'hanno il proprio pet, Danny c'ha il Tibbers e Ivern c'ha... c'ha Daisy ed è bello perché vedi questi mostri, questi giganti che tirano dritto contro i nemici e fa ridere per quello, però basta, cioè non è che abbiano una sinergia particolare, Annie fa un sacco di danni, Ivern è forte come support, quindi sono forti effettivamente, però finisce lì. Bot Sole e Luna, questa me l'ha chiesta il cugino Rap perché Diana è la Luna e Leone è il Sole, ma... sono forti per il semplice fatto che sono due champion forti. Diana è sbilanciata, Leona come support è illegale, veramente forte come engage. È forte, non è così divertente, ma è forte. Mettiamola in C, dai. Se lo merita. La duo della Pula, questa è divertentissima. La metto in B perché è facilmente kaitabile. Kaitabile. La metto in B. Sono entrambi Darius e Garen con il Predator e Lethality, fortissimo, perché poi vedi sti Darius e Garen che ti planano nella schiena, se ti raggiungono, cosa che in low elo capita sempre perché non sanno kaitare, in abbetti è la fine, perché Darius e Garen fa troppi danni, troppi troppi danni. Lo so Kaidor, ma appunto, essendo che la faccio in base alla forza, non penso che l'angolo rottura sia forte quanto la botte della foresta e Ash Jinx. Altrimenti, infatti, come ho detto fin dall'inizio, anche il Trindadorato l'ho messo in C perché non è così forte, però effettivamente c'è da dire che sono pietre miliari del mio canale.
Sì, Beppe, si parla di LOL. Non vedo Leona top. C'è, fidati qua. Leona full AD è quella top. Poligono di tiro. Questa la piazziamo in A perché Ashe, cioè Jinx è molto più forte affiancata ad Ashe per il semplice motivo che appunto gli setup a W slowando Ashe con la W slowando molto facilmente perché ha un range molto molto ampio, un range molto ampio, non ampio, essendo che Kog'Maw non ha la stessa efficacia, si sì, slowa però non slowa come Ashe, slowa meno, slowa più difficilmente, quindi la metti in A. È molto forte comunque, molto molto forte, ma non troppo. Mettiamo in A. Questo gli scudi, che è praticamente come Shen, dove ho messo Shen a P, se non sbaglio era qua da qualche parte. Cioè, ecco, mettiamo quegli scudi perché è la stessa cosa. Cioè, Shen Support è così. Cioè, Shen Support non è un troll, ovviamente l'ho interpretato come Shen Support full AP. E a quel punto questa bot ci ficchiamo. Abbiamo la bot dei pugni, vabbè ragazzi, è forte, cioè ci stanno V e Set, non è che c'è molto da dire, la ficchiamo in A. È forte perché quei due champion sono fortissimi in generale. Malphite Orianna, di che stiamo parlando? Questa la ficchiamo in S perché non mi ricordo quando la giocai, forse... Ma che cazzo l'ho giocata? Con Daniele, mi sa, sì, con Cane l'ho giocata. Non è una bot che mi piace tantissimo, perché poi è anche scontata come combo, però è fortissima, cioè è innegabile che sia fortissima come bot. Malphite ulta, Orianna che mette la palla in testa a Malphite ulta a sua volta, i nemici saltano in aria e buonanotte. Solidi. Ah, minchia, questo è un video che ho fatto con The Game. Questa la metto in... In A, perché sono comunque due champion molto forti e quella combo ci stava, fan tanti danni. La piazziamo in A. L'ho fatta solo una volta questa bot, che era col signor The Game, nella scalata dell'anno scorso. Quindi lo piazziamo qua. La bot della cavalina che non esiste più. Ah, dobbiamo ricordare i bei vecchi tempi. Era divertente, non era forte. La mettiamo a livello della bot del fastidio, perché più o meno era una bot fatta per fare fastidio, per dare fastidio. Divertentissima. I bei vecchi tempi non esistono più. Purtroppo Volibear non flippa più. Flippasse ancora si farebbe, però... Essendo che Volibear non flippa più, non puoi più farla. Ce ne sono indubbiamente altre... Vabbè, chi è che flippa? C'è Urgot, però Urgot non è veloce, quindi non c'è una sinergia con Singed. Mi dispiace, ragazzi. Cioè, è rippata per sempre sta bot. Vabbè, i 20 morti, ragazzi, è un meme, cioè non è che è un troll, cioè... È una challenge, non è un troll pick, cioè c'è un Trundle top e Volibear jungle, quindi lo metto in meme. Non perché non sia debole, perché non è effettivamente un troll pick. Finisce in meme, buonanotte. E il Trinda con 0 kill, 0 assist finisce in meme perché è un cesso, ragazzi. Cioè, dai, l'unica sua efficacia, cioè una challenge anche questa, è proprio un troll pick. Devi vincere, devi riuscire a vincere senza fare kill né assist. Quindi non attacchi i nemici, quindi non segui gank, non segui fight, non fai un cazzo, quindi lo metti in meme. Merita di stare qua. Fine, tanti saluti. Questa era la lista. Aspettate che ve la dezoom un attimo così potete vederla tutta. Eccola qua. Lo so, è abbastanza in piccolo, però questa è la pagina. Ecco qua. Il video è bellissimo, Calypso, però non è un vero troll pick. Cioè, c'è un Trundle top e un Volibear jungle, non è un troll pick. Quello è una challenge. Twitch full AP, Lethality, Loe Lethality e Cassidy in support. Cassidy in support lo mettiamo in B, come avevo messo Zed. No, Zed dove cazzo l'avevo messo? Zed support. In B c'è il jungle, lo metto in C. In C lo metterei perché... Alla fine... Ah no, in D l'ho messo. L'ho messo in D Zed support perché sì, è uno Zed... È un mid laner giocato support per non giocarlo mid, altrimenti è troppo viabile. Stessa cosa per Kassadin. Twitch full AP lo metto in... Lo metto in D, dai, non è proprio un meme, non è stato quello un problema. Lo metto in D perché fa schifo, ma non troppo, può essere viabile quella volta ogni 10 partite come Blitzcrank e Bard. Le uniche due volte in cui
l'ho giocato, ho avuto due team merdose, addirittura è arrivato a fare tipo 6-0, ad una certa avevo fatto 6-0 giocando Twitch Jungle, 5-0, 6-0, poi abbiamo perso perché diventa completamente inutile ad una certa e il team faceva schifo. Mentre Twitch Lethality lo metterei in A perché è fortissimo, non è troppo troll pick, lo metti in A perché è forte, quindi merita di stare lì. Il Laoi Lethality, boh, la metto in C, non mi ha soddisfatto tanto. Sì, fai tanti danni perché sei Laoi, però il Laoi, chiamate come mi pare, ma mediocre, la metto in C. Questo è quanto, ragazzi. Questo è quanto. Questa è la tier list dei troll pick. Ovviamente, ditemi cosa ne pensate. Io li ho valutati in base a quanto sono forti, a quanto sono viabili, non a quanto sono divertenti. E questo è quanto. Ora che si fa, si stacca, che c'ho mal di testa. Mi dispiace, ragazzi. Non so come, ma stasera non sto benissimo.